che porteranno la loro esperienza, il loro punto di vista, per noi importantissimo. Siamo sostanzialmente al penultimo seminario di un ciclo di incontri che è iniziato nel mese di aprile del 2021. Che hanno sempre avuto l'obiettivo di approfondire e di confrontarci su alcuni temi innovativi di frontiera e naturalmente anche legati a un contesto di cambiamento sia locale che globale e che naturalmente non hanno scansato il tema che continua, come dire, a impattare sulla vita di tutti noi e a impattare sulla vita di tutto il mondo in realtà, che chiaramente è la pandemia legata al Covid e a quello che il Covid poi determinerà in termini di cambiamento profondo, a mio avviso, da molti punti di vista, soprattutto se non riusciremo ad attivare una serie di politiche che riusciranno ad affrontare quello che è il Covid, oltre alla fase, diciamo, sanitaria, legata chiaramente alla pandemia e ai decessi, alla malattia che ha determinato, ma sta comportando dal punto di vista economico e sociale, e sta ulteriormente dicendoci che siamo veramente un mondo molto piccolo, più che globalizzato. I virus girano molto velocemente e soprattutto sono l'effetto dirompente di un modello di sviluppo che lo ha favorito e che potrebbe anche favorirne di nuove di pandemie, purtroppo. Mi colpiva ieri uno degli interventi in preparazione delle giornate sul clima. Uno degli interventi di una delle ragazze, credo dell'Uganda, che diceva che nei paesi africani si sta pagando il prezzo più caro del riscaldamento terrestre, nonostante che non siano certi paesi che stanno producendo il maggior impatto sul cambiamento climatico. E come sempre c'è anche queste grosse contraddizioni. Il percorso che abbiamo voluto affrontare, che appunto sta arrivando nella sua parte finale, è quello ha come obiettivo di arrivare a un documento che definisca l'orientamento della cooperazione della Regione Toscana nei prossimi anni, naturalmente avendo al centro la necessità di un confronto con soggetti istituzionali della società civile del territorio toscano, che sono il nostro patrimonio preziosissimo e che contribuiscono e stanno ancora contribuendo a vario titolo alla realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo. Tra i temi che abbiamo scelto, quello della migrazione e del suo rapporto con i processi di sviluppo rappresenta uno dei terreni più importanti, a mio avviso, su cui è necessario continuare a confrontarci, uno degli impegni più sfidanti nei prossimi anni. Necessario cogliere il nesso tra migrazione, integrazione, inclusione e sviluppo, farà questo la differenza, la capacità di cogliere questa connessione farà la differenza, a mio avviso, nella definizione delle politiche e degli orientamenti su questi temi nel prossimo futuro. Futuro che mi pare sempre più un presente in realtà, e su questo anche dovremmo continuare a misurarci. Negli ultimi anni la Regione si è mossa in questa direzione, assumendo il co-sviluppo come uno dei temi guida delle proprie iniziative di cooperazione e di sostegno dei progetti, che nei loro tratti essenziali sono stati definiti nel report Migrazioni, Comunità, Sviluppo, che sarà poi presentato dal professor Tomei, curatore della ricerca, che ringrazio per essere qui insieme a noi. Il report restituisce il quadro di quanto è stato fatto precedentemente a me e quindi intendo ringraziare chi prima di me ha gestito queste politiche e questi interventi, perché il quadro si riferisce a partire dal 2016. In termini di coinvolgimento e valorizzazione delle diaspore nelle progettazioni e di valorizzazione delle competenze delle membri delle comunità di migranti che hanno accettato di iniziare con noi questo percorso. Un percorso che ha valorizzato un approccio partecipativo alla progettazione, che è un po' anche il filo rosso che sta congiungendo i nostri incontri. Partendo da azioni formative che sono state rivolte all'Associazione dei Migranti, fino alla condivisione delle tematiche e alla successiva realizzazione delle attività. In questi anni il confronto è basato su temi diversi e nuovi che ci impongono di uscire da un approccio alla migrazione centrato sulla gestione dell'emergenza. Peraltro questa parola emergenza legata alla migrazione a me pare quanto mai anacronistica, perché mi pare un fatto dei nostri tempi, un modo con cui le persone cercano di trovare un'aspettativa reale di vita rispetto all'impossibilità spesso di averla nei loro paesi,
per motivi diversi. A me ormai mi è sempre stato stretto, ma ora ancora di più, la differenziazione tra chi è un migrante economico o un migrante di altra natura, perché davvero ciò che sta intorno a noi, abbiamo visto in queste settimane sulla vicenda afghana, ma lo vedevamo da tempo, non può essere più definito come un tema emergenziale e impone a tutti noi un ruolo delle politiche, e consentitemi di fare una digressione su quelli che sono altri elementi su cui di lavoro che stanno in capo al mio assessorato, che dovrebbe farci pensare alle persone che arrivano da altri paesi come portatore di diritti e quindi in quanto tali facenti parte delle nostre azioni di risposta in termini di servizi, analogamente a come organizziamo i servizi per tutte le altre persone che sono sui nostri territori. Perché il tema dell'emergenza ci comporta sempre di dare risposte molto frammentate e poco rispondente alla possibilità davvero di dare risposte inclusive. Infatti uno dei temi, a mio avviso, è quello del ruolo delle seconde generazioni, mette in piena luce la necessità di guardare oltre e di trovare strategie e strumenti che possano supportare e promuovere l'apporto di chi è nato qui, ma anche la volontà di promuovere lo sviluppo nel proprio paese di origine, attraverso iniziative imprenditoriali o mettendo a disposizione saperi e competenze acquisite. Al tempo stesso, in questo, come in altri ambiti a volte divisivi, abbiamo però compreso quanto peso abbia la narrazione vera, reale, non urlata, non banalizzata e non parlante anche un po', consentitemi, alla pancia di un paese che fa sempre più fatica a capire dove stanno le responsabilità ed è sempre più capace di mettere gli ultimi contro i penultimi, che è un esercizio che porta poco lontano. La narrazione di questi fenomeni, la capacità della percezione della migrazione come importante nella nostra capacità di promuovere azioni di sviluppo e di valorizzare il ruolo dei migranti come attori nella crescita dei loro paesi di origine e come cittadini portatori, consentitemi, di nuove competenze, esperienze, culture che sono anche sale e grande capacità di produrre contaminazione positiva anche nelle nostre comunità. Sulla base di queste nostre esperienze dirette, sulla base dell'evoluzione del dibattito sulla migrazione, oggi possiamo comunque partire da concetti e da consapevolezze, almeno spero, parzialmente acquisite. So che chi sta partecipando li ha più che acquisite, molto più dell'assessore sicuramente. Prima di tutto sappiamo che la cooperazione allo sviluppo, il coinvolgimento partecipato delle comunità straniere nella definizione di iniziative progettuali ci aiuta a comprendere meglio i contesti e a individuare meglio obiettivi e strumenti. Siamo anche consapevoli che il funzionamento virtuoso degli interventi di cosviluppo non dipende solo dalle caratteristiche e dal dinamismo delle comunità migranti. L'efficacia di questo approccio dipende infatti anche da fattori istituzionali esterni, come il coinvolgimento delle istituzioni locali nei paesi di origine e l'articolazione dei multilivello dei programmi locale, nazionale e multinazionale, in modo tale da rafforzare il loro allineamento rispetto agli obiettivi locali e assicurare la sostenibilità dell'aiuto nel tempo. In Italia una nuova legge sulla cooperazione, la 125 del 2014, riconosce per la prima volta ai cittadini e alle comunità straniere residenti la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella progettazione e nell'implementazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. In questo quadro molti attori, tra questi anche la Toscana, hanno realizzato progetti che, seppure nell'ambito di esperienze pilota, ci forniscono indicazioni importanti per una valutazione degli elementi di inclusione e coerenza tra cooperazione e migrazione. In particolare, preme sottolineare il peso che può avere la cooperazione decentrata come strumento in grado di creare relazioni stabili e durature tra territori e di rafforzare i processi di decentramento politico e amministrativo come elemento imprescindibile dello sviluppo. La cooperazione tra territori è oggi più che mai il terreno sulla quale è possibile trovare soluzioni condivise a problemi comuni e nell'ambito nel quale diventa chiaro che lo sviluppo della comunità di un territorio non è indipendente dallo sviluppo della comunità di uno di un altro. In questo senso l'Agenda 2030, ci abbiamo dedicato un convegno non molto tempo fa, ha posto l'accento sulla necessità di attuare politiche per la migrazione responsabile e ben gestite, come mezzo per ridurre le disuguaglianze, ma anche messo in luce la trasversalità della migrazione rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L'Agenda 2030 per la prima volta riconosce la migrazione come elemento fondamentale di sviluppo e considera i migranti non solo come gruppo vulnerabile, ma anche come fondamentale elemento di crescita. Numerosi sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che chiamano in causa i migranti come leva di sviluppo: l'obiettivo 8 sul lavoro, l'11 sulle città sostenibili e il 17 sulla creazione di partnership. Politiche e governance adeguate in materia di flussi migratori permettono di portare significativi benefici in termini di sviluppo, tanto ai paesi di origine quanto a quelli di destinazione. I migranti promuovono commerci e investimenti, portano innovazioni, competenze e conoscenze nei propri paesi di origine e in quelli di destinazione. Molti dei guadagni ottenuti nei paesi riceventi vengono inviati al paese di origine, favorendo settori quali istruzione, sanità e piccole attività economiche nel luogo di origine. Migranti e comunità locali possono dunque diventare parte di uno scambio di esperienze e competenze, aiutando i decisori politici a promuovere la tolleranza e la diversità culturale. Naturalmente, laddove i decisori politici provano a misurarsi con tutto questo e non provano a banalizzare le risposte rispetto a quello che è un tema mondiale e non è più, l'abbiamo già detto, un'emergenza, ma è un tema, come dire, fattuale del nostro modo di vivere, della nostra, del nostro scambio tra comunità. Partendo da questi presupposti, intendiamo assumere il tema della migrazione e dello sviluppo come ambito di lavoro dei prossimi anni, muovendo da quanto è stato fatto e aprendo anche a temi nuovi e fortemente impattanti sulle politiche e sulle azioni. Quindi ringrazio per chi oggi, penso che dal seminario ci verranno ulteriori spunti e suggestioni per dare sostanza a questo nostro obiettivo e naturalmente per proseguire il lavoro di chi mi ha preceduto, che non ho nessuna intenzione di disperdere, perché non c'è niente di peggio che disperdere un buon terreno seminato. Quindi io vi ringrazio, vi lascio la parola e vi ringrazio naturalmente per la disponibilità ad esserci e per anche per il lavoro che dovremo fare in futuro, perché naturalmente dopo questi seminari ci sarà un lavoro di costruzione per il percorso dei prossimi anni. Quindi lascio la parola a Carla, la ringrazio di nuovo e attraverso lei naturalmente l'ARCI, che è sempre uno dei partner con cui lavoriamo e che è insieme a molti altri un partner prezioso. Grazie davvero e vi lascio al seminario e alla discussione. Grazie a te Serena e soprattutto penso che sia opportuno iniziare questo momento di approfondimento e di riflessione ringraziando appunto il tuo assessorato e l'Ufficio delle Attività Internazionali, perché in questo periodo così difficile, complesso per il mondo della cooperazione, ci avete comunque dato l'opportunità di continuare appunto in un'elaborazione, in un confronto continuo su alcuni temi chiave che diventa fondamentale sia per capitalizzare appunto le esperienze e il lavoro svolto, sia per appunto portarlo verso nuove elaborazioni e quindi verso un orizzonte, diciamo così, di sviluppo comune. Questo non è scontato, non era scontato, vista la complessità appunto del momento che stiamo vivendo, per cui penso che sia un riconoscimento dovuto. E in particolar modo appunto aver inserito in questo percorso che appunto poi ricordo anche a tutti, di cui potete trovare documenti e informazioni più specifiche sul sito di Open Toscana, appunto di aver inserito il tema del co-sviluppo. Come diceva l'assessora prima, noi ci siamo ritrovati nel 2016 in una situazione in cui la migrazione, il tema della migrazione veniva esclusivamente associato al termine, alla questione dell'emergenza, sia nella gestione, sia nella narrazione, nel discorso politico, eccetera, eccetera. E anche, come dire, da parte delle associazioni, della società civile, cioè si lavorava per fronteggiare di perdere un patrimonio che la nostra regione, come dire, aveva, che era quello della partecipazione attiva delle tante persone con background migratorio che su questa regione vivevano, vivono e che hanno contribuito attivamente in tanti ambiti appunto delle nostre comunità.
Quindi ecco, io mi ricordo bene, insomma, le prime riflessioni intorno a questo tema, che è un tema complesso, perché appunto esiste tutta una parte di teorie, poi il professor Tomei potrà senz'altro approfondire su questo, ma le pratiche rimanevano sempre abbastanza limitate. Per cui è stata una sfida interessante da svolgere. Che però partiva da un presupposto che era quello di favorire l'inclusione, diciamo così, delle associazioni, delle diaspore, dei migranti in questo senso. E per favorire l'inclusione appunto di associazioni per lo più composte da volontari, è chiaro che sia dal punto di vista amministrativo appunto della regione, sia dal punto di vista della società civile, di chi poi nella pratica gestiva, diciamo così, le relazioni e i progetti, è stato necessario uno sforzo di adattamento, più che adattamento direi di lettura dei bisogni e delle necessità, proprio per andare incontro alle esigenze e favorire questa partecipazione, per cui appunto provare a strutturare le formazioni, gli incontri, i tutoraggi nelle giornate nei sabati, perché appunto nelle altre giornate le persone lavoravano. Vi parlo di cose anche molto semplici, ma su cui, come dire, abbiamo riflettuto e su cui poi abbiamo creato delle pratiche, così come appunto tutta la messa in piedi di un sistema di tutoraggio mirato e di accompagnamento mirato. Perché di questo si è trattato il percorso dal 2016 ad oggi. Appunto, sono stati finanziati tutta una serie di micro progetti, direi, con un sistema appunto che vedeva una parte appunto di formazione, di tutoraggio nella scrittura del progetto e poi l'erogazione di un bando su cui comunque una volta approvate appunto le progettazioni, un bando un po' semplificato rispetto, diciamo, ai bandi classici della Regione Toscana, per cui poi, come dire, è stato continuato un lavoro di monitoraggio sulle progettazioni approvate, finanziate. Questo, come dire, è un'esperienza abbastanza originale nel panorama, se non altro, del nostro paese, ma direi non solo, che ci ha portato anche ad attivare una serie di attività collaterali, fra cui quella della realizzazione di una banca dati dell'Associazione dei Migranti in Toscana, una banca dati, come dire, aggiornata, che ad oggi, lo dico così, andrebbe riaggiornata probabilmente, magari lo faremo prossimamente, ma anche a tutto un lavoro che è avvenuto poi grazie all'Università di Pisa, alla disponibilità del professor Tomei sulla rilevazione delle competenze. Appunto dei membri delle associazioni dei migranti. Quindi ecco, questa idea di intendere il cosviluppo, la nostra, diciamo, impostazione sulla modalità di intendere il cosviluppo è stata, come dire, gli abbiamo voluto dare anche un approccio appunto multidisciplinare e che attraversasse appunto elementi diversi, fra questi anche poi, e questo è un po' l'ultimo step, ma lo vedremo anche qua nel corso del dibattito, il provare a far dialogare due ambiti, che erano quello appunto del cosviluppo, del tema, diciamo così, migrazione e sviluppo, e quello del business inclusivo. Anche questo ci siamo arrivati dopo che molti dei progetti di cooperazione che ci venivano presentati avevano come tema quello della creazione di imprese, creazione di microimprese e quindi un dialogo aperto con il mondo, diciamo così, anche profit. Esistono, come dire, diverse definizioni di cosviluppo. Quella che in qualche modo mi sembra più aderente, se vogliamo, anche al percorso che abbiamo svolto, è questa del
È una definizione che viene, diciamo, dall'ambito francese e che dice appunto che il cosviluppo è un processo di sviluppo condiviso e simultaneo tra qui e laggiù. Noi abbiamo, anche questo è importante, abbiamo sempre previsto anche delle attività qui, perché il legame ai ponti, e il ponte è un elemento caratterizzante. E poi continua la definizione dicendo: comporta un posizionamento nuovo delle associazioni di immigrati, diventano attrici di sviluppo nei differenti territori del loro percorso migratorio. E questo appunto il mettere insieme l'idea appunto dei diversi luoghi, dei diversi, delle diverse esperienze che le persone possono fare è senz'altro un elemento positivo, comunque, che va valorizzato e che abbiamo provato a valorizzare in questo percorso. Mi fermo qui e appunto darei la parola al professor Tomei, che, come avete visto, è il curatore di questo saggio. Quindi ho una copia in ufficio, ne abbiamo alcune copie, per ora vi metterò sulla chat il link a cui poter scaricare, da cui poter scaricare il PDF gratuito. E questo è stato un lavoro corale, anche questo molto partecipato, molto bello, in cui c'è stato il coinvolgimento degli studenti, delle studentesse del professor Tomei, che appunto insegna sociologia dell'immigrazione all'Università di Pisa, che hanno incontrato in diversi momenti i beneficiari dei nostri, diciamo, gli attori poi dei nostri progetti, e quindi hanno con loro interagito, e qui dentro c'è un po' il risultato, sia diciamo descrittivo delle attività fatte, ma anche una serie di sezioni che appunto vanno dalla rilevazione delle competenze dei migranti alle riflessioni e analisi su altre esperienze di cosviluppo, quindi, come dire, diventa una pubblicazione che appunto a livello nazionale potrebbe potrà senz'altro avere una rilevanza come un punto di riferimento appunto importante su questo tema. Gabriele Tomei, ti lascio la parola, scusate, mi sono un pochino dilungata. Grazie Carlo. Allora, intanto mi metto il cronometro perché non vorrei sforare i tempi che mi sono stati dati. Allora, intanto grazie per l'invito che mi consente appunto di raccontare un po' il lavoro che abbiamo fatto, ma anche quello che abbiamo visto durante questo lavoro. Provo quindi a condividere intanto le slide, però forse prima le devo. Vediamo se ci riesco, non è mica detto. Quindi chiede di... Sono stato abilitato? Sei coorganizzatore, quindi dovresti Se riuscire. clicco su condividi schermo, però non mi dà il mio schermo. Però io ti ho messo come coorganizzatore. Aspetta, Gabriele, qua. Ah, eccoci, forse. con Zoom vanno aperti prima e poi Sì. ti puoi pescare. A volte con alcuni browser è meglio aprire prima il documento e poi No, pescare. l'ho aperto, però mi dice desktop 1, condividi, provo, eh. No, consenti di condividere il tuo schermo, apri preferenze di Sì, sistema. consenti, sì. Ma mi chiede le preferenze di sistema, una cosa strana. Vabbè, Prima abbiamo provato con qualcun altro e funzionava. io vado anche senza slide, non è, però mi spiace un po' per voi. No, io posso provare a togliere e a ridarti la Prova un attimo facoltà. a... Vediamo, vai, prova a togliere. E adesso vediamo un po'. Allora, rendi coorganizzatore. Vuoi rendere Gabriele Tomei coorganizzatore? Sì. Ok. Va
Allora, io provo. Proviamo. No, mi Senti, puoi sento. provare magari ad inviarne, non lo so, ad Alice e magari provo a rendere lei, oppure le mandi a me e provo a farlo io. Però io, no, meglio se provi a mandarle a Alice e vediamo se lei riesce, dai. Vediamo. Mi spiace, dovevamo fare delle prove. No, ma prima in realtà l'abbiamo fatta con un'altra, con Viola e funzionava. Provo a mettervele qui in chat. Ancora non le trovo neppure qui. Va bene. Senti, non trovo più nemmeno le slide. Quindi io vado senza slide, tanto penso ci capiamo ugualmente. Allora, intanto, scusatemi, ho bruciato qualche minuto. La relazione di oggi, in qualche modo, è divisa, cerco di dividerla in sei parti abbastanza lineari. La prima, devo fare alcune premesse, di concetto, non voglio fare delle teorie, ma alcune premesse su alcune parole che siamo abituati ad utilizzare nei nostri mondi in maniera un po' disinvolta e che invece portano dietro alcune ambiguità. Il secondo punto è su qual è il programma di cosviluppo di Regione Toscana che abbiamo guardato. Fortunatamente Carla mi ha anticipato e quindi liberiamo del tempo rispetto a questo. Poi mi soffermerò sul percorso di ricerca che abbiamo condotto, sul modo, perché giustamente è stato un modo anche bello, anche diciamo, non solo da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista diciamo, di costruzione, no? Di relazioni nuove fra studenti e studentesse di Pisa e partecipanti ai gruppi di lavoro. Dopodiché le ultime tre parti saranno i progetti che abbiamo osservato, quali sono le principali tipologie, le lezioni apprese e le raccomandazioni. Allora, per quello che riguarda alcune premesse concettuali, intanto la prima premessa è che il concetto di cosviluppo nasce in Francia, siamo alla fine degli anni 90 del secolo scorso, nel 97, nasce in un contesto di coabitazione fra il governo Jospin di centrosinistra e la presidenza di Chirac. E questa coabitazione probabilmente ha un po' influenzato questo concetto, perché il concetto porta dentro di sé delle ambiguità, se non addirittura delle, diciamo, in qualche modo delle direzioni diverse. Allora, dentro il concetto di cosviluppo, da una parte c'è l'enfasi, la retorica del vincono tutti, del win-win-win, cioè vincono nel senso che è un processo che aiuta i paesi di origine. Perché su questi tornano dei finanziamenti, delle strategie, dei progetti. Vincono anche i paesi di destinazione, perché le comunità straniere meglio si insediano e poi vincono i migranti, che sono l'attore che fa il ponte. Questa è una retorica che ha guidato molti progetti, che ispira idealmente i progetti, però è una retorica che porta dentro di sé anche il germe della temporalità. Della migrazione circolare, della migrazione che deve andare e tornare, che in qualche modo temporaneamente sta nei paesi di destinazione, perché proprio il cosviluppo intende mantenere i rapporti con i paesi di origine perché questi alla fine poi tornino. Quindi ci sono entrambe questi elementi. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quando usiamo la parola cosviluppo, c'è sempre questo elemento. E questo è un elemento importante perché su questo dobbiamo fare uno sforzo di non guardare il cosviluppo come la tessitura di nuovi rapporti fra qui e là, come ri facendo rimanere questi territori come due territori distinti, due territori diversi, eccetera, ma provare a guardare come nei quadri di Escher, al contrario, il negativo, cioè guardare ciò che c'è nel mezzo, quali sono
le traiettorie, gli scambi, le contaminazioni che ci sono nello spazio degli scambi. Ecco, questo è un elemento importante. Da questo, ieri sera ero qui in regione a presentare un'altra ricerca che stiamo facendo in un altro settore, parlavamo di laureati italiani che sono, espatriati all'estero. Bene, il tema è esattamente lo stesso, cioè stiamo parlando di spazi di transito, spazi in cui transitano persone, flussi, conoscenze, e quindi da questo punto di vista dobbiamo evitare le, ambiguità del cosviluppo. La seconda parola che porta con sé delle ambiguità è il termine diaspora. Anche questo, da una parte, individua una comunità di destino, quindi in qualche modo uno spazio coetnico di persone che sono accomunate dal fatto di trovarsi tutte insieme nello stesso modo all'estero e di volere tutte insieme tornare in qualche modo in patria. Però, questa rappresentazione non rappresenta invece le esperienze individuali, le associazioni volontarie, per esempio, di soggetti che, pur provenendo da nazionalità diverse, esperienze diverse, età diverse, a un certo punto si mettono insieme per fare delle cose. Allora, quella non è una diaspora, tecnicamente no, però è una rete importante che a volte può sviluppare anche delle identità nuove. Pensate appunto alle reti virtuali che si costruiscono, no? E questo è molto importante per soprattutto per le seconde generazioni. Quindi i programmi di sostegno al cosviluppo si muovono sostanzialmente da una parte, con il rischio della reetnicizzazione, con il rischio dell'utilizzo strumentale anche di questi programmi, anche se non voluto, non intenzionale, però in qualche modo orientato a un pensiero della migrazione che va e che torna e che deve mantenersi sempre tutta insieme. Per cui se tu sei italiano, devi stare con gli italiani, devi fare la comunità con la tua diaspora. Perché ti metti d'accordo con un francese e con un tedesco? Non per fare la barzelletta, ma per sviluppare insieme un'attività. Quindi da una parte questa reetnicizzazione, dall'altra invece le spinte all'individualizzazione, che anche queste sono rischiose, però sono presenti. Un'altra premessa concettuale è i modelli di cosviluppo che vediamo in giro, quelli che abbiamo conosciuto dalla fine degli anni 90 in avanti. Abbiamo conosciuto il modello francese del co-development, questo modello centralistico, un modello in cui lo Stato decide di coinvolgere i soggetti, le associazioni e dà loro dei finanziamenti, delle assistenze tecniche, però attraverso un sgocciolamento di decisioni dall'alto verso il basso. Abbiamo un altro modello che è quello messicano, che è esattamente l'opposto, dal basso verso l'alto. Sono autonomamente le comunità di stranieri che si sono organizzate autotassandosi e a quel punto per ogni dollaro che avevano messo, diciamo, a comune per fare un progetto nel paese di origine, lo Stato, prima metropolitano, poi lo Stato nazionale e poi addirittura lo Stato federale, dava altrettanti soldi. Quindi è una sorta di cofinanziamento però dal basso. Poi abbiamo un'esperienza mista, che è quella del Fons Català, diciamo, della zona di Barcellona. E questo è un programma sostanzialmente decentralizzato, perché è un programma in cui, mentre che si fanno i bandi di cooperazione allo sviluppo, cooperazione decentrata, lì dentro si prevede il coinvolgimento delle organizzazioni straniere. Quindi abbiamo un ampio repertorio, anche l'Italia ha avuto varie esperienze di tentativi di cosviluppo, alcuni andati avanti, alcuni andati più o meno bene. Adesso il Ministero sta provando a ragionare quale possa essere la formula migliore. Ecco, la Regione Toscana arriva in questo momento di dibattito. Prova a sperimentare, a fare alcuni esperimenti tra il 2016 e il 2019 e in questo periodo ha messo a regime un po' di esperienze che appunto abbiamo analizzato. Sono tre bandi, intorno ai quali si è catalizzata una rete importante di stakeholder, sono sette, li voglio citare: ARCI Toscana, COSPE, Fondazione Finanza Etica, CESVOT, Euro African Partnership, Funzionari Senza Frontiere, ANCI Toscana e poi anche l'Università di Pisa. A queste attività hanno partecipato 131 cittadini e cittadine di origine straniera, 29 progettualità sono nate in questa caldaia di idee, in questa fucina, e di queste 14 più 2, perché 2 hanno prolungato, sono arrivate ad essere finanziate e hanno portato a termine i progetti.
La Toscana facendo questo ha sviluppato, direi, un modello originale di sostegno al co-sviluppo. Lo abbiamo chiamato, non so se più o meno propriamente, però d'altra parte bisogna darsi dei titoli perché, per rendersi anche un po' riconoscibile. Allora, il modello lo abbiamo chiamato doppiamente decentrato e con accompagnamento di processo. Complicata, ma che vuol dire? Doppiamente decentrato intanto perché la Regione Toscana non, sebbene sia un ente decentrato rispetto allo Stato, un'autonomia locale importante, non ha gestito direttamente i finanziamenti, ma lo ha doppiamente decentrato affidandolo a un partenariato di enti di terzo settore. Questo doppio decentramento è un elemento importante che ha introdotto dei margini di flessibilità, delle garanzie di accompagnamento, degli avvicinamenti molto importanti tra territorio ed enti che seguono le attività. Con accompagnamento di processo è proprio la seconda qualifica, cioè l'elemento che è stato previsto proprio modularmente di incubare sostanzialmente le idee progettuali da un momento formativo in cui venivano sollecitate le idee progettuali, il momento della formazione ha scremato delle ipotesi, queste ipotesi sono state poi accompagnate fisicamente anche dalle associazioni che le hanno trasformate in progetto, le hanno accompagnate nella fase di startup, le hanno monitorate. Perché appunto attraverso il monitoraggio potessero essere anche riviste, corrette in corso d'opera. Questo è il materiale che a noi è arrivato come Università di Pisa. Siamo stati coinvolti, il Dipartimento di Scienze Politiche è stato coinvolto nell'attività. Inizialmente doveva essere un'attività di valutazione, ma poi di fatto è stata un'attività di riflessione congiunta su queste esperienze. Sono stati coinvolti 24 studenti e studentesse dei nostri corsi, più due dottorandi di 2 annualità. Si sono divise in gruppi, in 14 gruppi, ciascuno è stato affidato, gemellato ad un progetto e quindi c'è stato anche il modo di entrare in contatto in maniera forte, in maniera intensa, anche dal punto di vista emotivo, direi che è stata un'esperienza molto forte, molto bella. Il percorso di ricerca ha previsto una fase di aula precedente alla ricerca di campo in cui Carla, in cui Alice, in cui va vari testimoni sono venuti e hanno fatto un'introduzione, dopodiché i gruppi di lavoro hanno acquisito documentazione grigia e hanno condotto interviste, focus group e poi hanno redatto delle schede sugli studi di caso che trovate compilate e allegate alla ricerca. I progetti osservati sono appunto questi 16. Ecco, cominciamo a vedere cosa abbiamo tirato fuori. Il primo tema sono le tipologie di progetti. Intanto abbiamo visto che ci sono almeno 5 tipologie diverse. Cioè, dentro lo stesso bando e con la stessa intenzionalità di fare sostegno al co-sviluppo sono emerse 6 strade diverse. Questo è il primo punto. Ci sono dei progetti più tradizionali, diciamo, di co-sviluppo dal basso. Ci sono dei progetti di organizzazioni anche informali, uno addirittura anche di un singolo, che hanno, diciamo, costruito un percorso per sostenere un'associazione, un'organizzazione gemella nel paese di origine, nel proprio paese di origine. Questa è la forma più tradizionale, molto simile a quella messicana. A questa si, diciamo, non contrappone, ma si associa il modello della cooperazione allo sviluppo senza però o oltre il co-sviluppo, cioè una forma probabilmente più evoluta di co-sviluppo in cui di fatto i soggetti promotori o le anime di questi progetti erano soggetti ben organizzati, indipendentemente dall'esperienza del co-sviluppo, che hanno accompagnato queste associazioni, queste organizzazioni, si parla di società di consulenza o organizzazioni della società civile già strutturate, che hanno accompagnato le comunità, queste associazioni, a fare un progetto di cooperazione con il paese di origine, senza quel link diretto con il proprio territorio, il proprio quartiere, la propria famiglia, che è la forma etnicizzata di co-sviluppo tradizionale. Abbiamo poi altre 3 forme, altri 3 modelli che abbiamo visto all'opera. La promozione del transnazionalismo economico, questa è una forma molto interessante. Cioè, organizzazioni, cioè gruppi di cittadini di origine straniera, più o meno organizzati, più o meno formalizzati, diciamo, hanno deciso di sviluppare delle attività che avessero il compito di
sostenere dei flussi economici tra Italia e paesi di origine. Flussi economici intendo dire sostegno al commercio, ad esempio, alla produzione e alla commercializzazione, alla distribuzione di beni, al supporto allo scambio di know-how, però sta dentro il tema del transnazionalismo economico. Una quarta modalità è quella dello start-up di impresa, generalmente lo start-up di microimpresa. Allora, di fatto il progetto di cosviluppo ha funzionato come incubatore nel paese di origine di attività di microimpresa piccole però significative. L'ultimo, ed è anche questa una scoperta molto interessante, il bando cosviluppo utilizzato come sostegno per l'associazionismo delle seconde generazioni. Anche qui è un tema nuovo che ha trovato però dentro questo spazio un momento e dei finanziamenti, diciamo, per poter procedere. Quali sono state le principali lezioni apprese e quali le raccomandazioni? Bene, tra le lezioni apprese, diciamo, ci sono due elementi qualificanti, due elementi molto significativi che credo possano essere giustamente portati a modello anche nella discussione che l'Agenzia per la cooperazione internazionale sta facendo proprio sul tema del cosviluppo, sulle linee guida per il cosviluppo. Il primo è il modello di implementazione, cioè questo modello doppiamente decentrato e con accompagnamento di processo. È un modello che ha garantito intanto davvero la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, perché ha materializzato questi obiettivi concretamente in due territori. E ha realizzato una nuova forma di cooperazione decentrata traslocale che probabilmente soltanto alcune esperienze di cooperazione tra territori aveva realizzato nel corso degli anni 90 e dei primi anni 2000. Ha garantito e ha sperimentato una particolare flessibilità amministrativa. La formula del regranting è una formula che ha garantito la gestione finanziaria che non sarebbe stata possibile con una gestione in capo alla pubblica amministrazione, e ha garantito il valore aggiunto dell'accompagnamento di processo, cioè il tenere sostanzialmente per mano i progetti, rivedendoli, diciamo, individuando delle tappe di rimodulazione, è stata un'attività fondamentale. Quindi la formazione legata al mentoring, legata alla valutazione, è stata fondamentale. Il secondo elemento qualificante è legato alle caratteristiche delle organizzazioni diasporiche. Questa è una combinazione particolare che probabilmente è possibile in Toscana, non so in quante altre regioni, perché abbiamo sul territorio una presenza di comunità storiche e quindi questo offre indubbiamente dei collegamenti, delle organizzazioni, delle strutturazioni molto importanti e molto significative per questo tipo di attività. Ci sono delle diffuse competenze di base e trasversali dei migranti. L'analisi delle competenze che abbiamo fatto lo fa emergere chiaramente. Le note dolenti delle competenze sono sulla parte burocratica, il come fare progetti, come fare rendicontazione, però sull'attività sia tematica sia sull'attività di base, queste ci sono ampie competenze. E poi c'è la presenza di leader di comunità straniere che sono storicamente contigui o prossimi ai sistemi di governance locali, ai sindacati, ai partiti politici, alle amministrazioni locali. E anche questo è un patrimonio importante per la mobilitazione. Ci sono però due elementi di criticità che sono emersi dall'osservazione che abbiamo condotto. La prima è una forte eterogeneità dei progetti presentati. Questa eterogeneità non è negativa in sé, ma con un bando che, come dire, intenderebbe affrontare una strategia, ecco, le strategie che poi si sono affermate e realizzate sono molteplici. Abbiamo sparato, diciamo, con una palla troppo grossa per le strategie che dovevamo invece colpire. Abbiamo progetti che prevedono il coinvolgimento di collettività di soggetti e altri invece progetti presentati da individui. Eppure entrambi erano di cosviluppo. Progetti orientati alla solidarietà internazionale e invece progetti di business, entrambi cosviluppo ma con strumenti diversi. Migranti di prima generazione e migranti di seconda generazione. Altro elemento di criticità è la varietà delle organizzazioni diasporiche, cioè le organizzazioni presenti e quelle incontrate sono tra loro molto varie. C'è una
una strategia, quella del co-sviluppo, che è pensata storicamente, quindi anche nel bando di Regione Toscana, che è pensata per associazioni coetniche fatte da connazionali, ma che alla fine si trovano a essere diverse per livelli di formalizzazione, per significatività del vincolo coetnico, può essere più forte, meno forte, per radicamento storico, addirittura per la stessa compresenza di etnie diverse o di nazionalità diverse. Tre raccomandazioni che emergono da questa analisi. La prima è, deriva, diciamo, dall'analisi del disegno del programma, per come è fatto questo programma. Beh, una prima raccomandazione è di allineare meglio la localizzazione degli interventi rispetto alla programmazione strategica delle aree di interesse della regione. No, non si può fare, diciamo, finanziare progetti di co-sviluppo ovunque nel mondo. Se queste aree non sono anche rilevate come strategiche per la programmazione di altri interventi della Regione Toscana. Quindi ci deve essere un allineamento maggiore. Secondo, differenziazione degli strumenti di finanziamento. Questo bando va benissimo, ma non può essere l'unico strumento. Non solo un bando con sviluppo, ci possono essere criteri di premialità o condizioni di discriminazione positiva, addirittura in altre misure ordinarie. Le attività di sostegno alle associazioni di giovani seconda generazione forse vanno meglio dentro Giovani Sì, e magari è lì dentro che si deve costruire uno spazio specifico anche di premialità, così come il Fons Català finanzia attività a sostegno, premia, diciamo, le attività di cooperazione allo sviluppo che valorizzano l'esperienza delle comunità straniere, anche i bandi di cooperazione potrebbero avere questo elemento, per cui differenziare gli strumenti. Una seconda raccomandazione è legata alla strategia di implementazione. Su questo un primo punto sicuramente è quello di potenziare l'azione di sensibilizzazione capillare che è stata condotta per mobilitare e rafforzare l'associazionismo di origine straniera. Questo associazionismo arriva dai territori più radicati, quelli più conosciuti, più vicini alla metropoli, più storicamente mobilitati. C'è bisogno probabilmente di un nuovo, di un effetto anche di maggiore coinvolgimento di ANCI, CESVOT, ad esempio, per una messa a sistema, diciamo, di questo tipo di associazionismo. Un altro elemento potrebbe essere importante quello di istituire un percorso specializzato per la formazione di professionalità addette alla costruzione di partenariati transnazionali per il co-sviluppo. Queste sono figure che si rendono proprio a partire dall'accompagnamento assolutamente strategico, e in questo credo che le quattro università toscane potrebbero essere un valido alleato. Ultima raccomandazione di questo punto è prevedere una strategia sistematica di monitoraggio e valutazione di impatto del programma, dell'intero programma. Il pilot che abbiamo fatto, cioè l'esperimento sui 14 programmi, va bene, ha messo a punto alcuni elementi, ma se questo dovesse partire a regime, credo che abbia bisogno di accumulare dei dati in maniera sistematica. Ultima raccomandazione. Appunto, torno sull'articolazione delle linee di finanziamento e con questo veramente chiudo. Intanto affiancare al bando co-sviluppo una misura specifica di finanziamento per le iniziative di seconda generazione, dicevo prima che potrebbe anche essere nella forma di una premialità o di una specializzazione o di una differenziazione specializzata del bando Giovani Sì, ma o anche altre. Ma ci sono anche differenziazioni necessitate, richieste dalle esperienze di co-sviluppo più orientate verso il business. Una è promuovere lo strumento di sostegno al credito delle start-up transnazionali, promosse da cittadini toscani con origine migratoria. Spesso, appunto, con Fidi Toscana, con altri strumenti, potrebbero essere costruiti dei fondi ad hoc che sostengano la microimpresa di nuovi cittadini italiani o cittadini con background migratorio che intendano proprio sviluppare queste attività di business transnazionale. Ultimo punto, promuovere la costruzione di strumenti finanziari obbligazionari dedicati allo sviluppo dei paesi di origine. Si sta diffondendo la pratica dei diaspora bonds, che sono strumenti finanziari molto interessanti, in cui appunto diventano dei collettori di risparmio della comunità ormai insediata, ormai radicata, che ha acquisito livelli anche di benessere e di risparmio importanti, significativi. Ci sono diversi imprenditori di origine straniera e questo potrebbero essere degli attrattori di finanziamento che vanno direttamente a operare nei paesi di origine, magari attraverso anche una governance
partecipata con gli enti pubblici. Questo in altri paesi questo avviene. Queste sono le principali osservazioni. Avrei chiuso facendo vedere il libro, ma lo ha già fatto Carla, e quindi da questo punto anche questo mi risparmio. Chiedo scusa per il tempo e soprattutto spero che, di essere riuscito a supplire la mancanza delle slide. No, grazie a te, lo rifaccio vedere io il libro, sì, anche, c'è una copertina anche molto bella. E, no, grazie davvero insomma, per l'esposizione, ma poi per tutto il lavoro, per la passione che ci hai e ci avete messo. E, sperando... Cioè, il libro è gratuito, Sì, infatti, ho messo il link in chat, tra l'altro, quindi lo trovate. E sperando insomma che questa la presentazione di questo volume, cioè che possano come dire essere organizzate poi nei territori della nostra regione, ma anche poi in altri contesti delle presentazioni di questo libro, perché come avete penso sentito tutti ci sono contenuti, spunti e elementi su cui riflettere da valorizzare e capitalizzare. Non indugio oltre, però abbiamo parlato nel dare diciamo, la parola ai successivi relatori, abbiamo parlato molto del ruolo delle seconde generazioni, quindi inverto diciamo, gli interventi e do la parola a Ahmed Salama dell'associazione Yallamana. Yallamana è un'associazione particolarissima perché è stata creata da un gruppo di giovani originari del Sahara occidentale arrivati e rimasti poi sul nostro territorio proprio come dire anche all'interno a seguito del grande movimento di solidarietà che in Toscana che ha sempre caratterizzato appunto la cooperazione e la solidarietà internazionale in Toscana quella verso appunto il Sahara occidentale. A un certo punto questi ragazzi si sono con la loro associazione che sta portando avanti e continua a portare avanti appunto attività di solidarietà diciamo più o meno informale, a un certo punto hanno iniziato invece a fare dei veri e propri progetti di cooperazione e uno di questi è stato appunto finanziato con uno dei nostri bandi. Vai Ahmed, a te, ti diamo appunto non più di 10 minuti perché ora in avanti inizio anche a contingentare. Vai. Ciao a tutti, sono Ahmed appunto, sono un membro dell'associazione Yallamana che Carla ha brevemente descritto perfettamente. Noi siamo un'associazione nata nel 2017, composta da appunto in prevalenza da giovani sahrawi che sono arrivati qui da piccoli e che per un motivo o un altro principalmente legati a motivi di salute, siamo rimasti e cresciuti qui nel territorio toscano. Siamo nati nel 2017 appunto come associazione composta sia da giovani sahrawi che anche da giovani italiani per sensibilizzare fondamentalmente la causa sahrawi. E poi piano piano ci siamo spostati anche sui progetti di cooperazione. In realtà questo è il più importante progetto di cooperazione a cui abbiamo partecipato. Noi abbiamo beneficiato della formazione, del corso di formazione pre-bando che si chiamava Solidarietà, Imprenditoria e Migranti, organizzato appunto da Arci Toscana con i vari partner che ha elencato prima anche il professor Tomei. Quindi ci siamo fatti un'idea di cosa fosse il corso di sviluppo, di cosa volesse dire anche l'imprenditoria, nel senso noi proveniamo tutti da ambiti diversi, lavorativi o di studio, quindi nessuno di noi aveva particolarmente delle particolari nozioni ecco, a riguardo. Quindi diciamo che quel corso di formazione ci ha aperto un mondo sulla cooperazione, sull'imprenditoria, sui progetti di co-sviluppo nel paese di origine. Quindi poi successivamente al corso c'è stato il bando della regione, a cui grazie alle competenze maturate durante il corso abbiamo buttato giù un bando, abbiamo partecipato e siamo stati selezionati. Il progetto da noi proposto si chiama Mi Fido, e Mi Fido è un'espressione che tutti noi utilizziamo quotidianamente per risanare
i nostri rapporti con il prossimo, e in questo senso è stata proprio la fiducia il pilastro portante di questo nostro progetto, nato con l'obiettivo di supportare la popolazione Sahrawi alla sua autonomia e imprenditorialità per svincolarsi dalla dipendenza degli aiuti umanitari. Ricordo che sono la prima fonte di sostentamento nei campi profughi Sahrawi. Quindi il progetto si chiama Mifido. Abbiamo contato su una larga rete di partner di progetto sia qui sia in loco. Qui accenno brevemente alcuni nomi dei nostri partner, perché non sono stati solo partner formali, ma ci hanno dato tutti veramente supporto, chi più chi meno, chi in misura insomma in pesi diversi, però sono stati tutti di grande aiuto: il comune di Colle Salvetti, di Ponsacco, di Vientia, di Casciana Terme Lari, di Capannori, l'Unione dei Comuni del Valdera, Arci Valdera, poi altre associazioni Calama di Lucca, che appoggia la causa del popolo Sahrawi, l'associazione di Colle Salvetti, Salam e Corria, l'associazione di San Miniato, quindi ecco un buon gruppo di partner da qui. E laggiù, anche là, abbiamo contato su il primo partner, è stato quello che ci ha aperto anche le porte con le istituzioni Sahrawi, è stata la rappresentanza Sahrawi in Italia. Il partner principale del progetto invece è stato il Ministero della Gioventù. Perché? Perché il progetto da noi insomma preparato era rivolto principalmente a giovani. Noi siamo giovani e quindi cercavamo di dare, volevamo dare la possibilità ai nostri coetanei laggiù, perché i giovani laggiù sono fondamentalmente vittime della disoccupazione, laggiù non ci sono fondamentalmente attività lavorative, industrie, quindi i giovani fanno veramente difficoltà a avviare un'attività di qualsiasi tipo. Quindi noi abbiamo scelto la categoria dei giovani. Abbiamo scelto anche la località su cui fare il progetto, che è stata la wilaya di Auzer. Vi ricordo che i campi profughi Sahrawi sono divisi in 5 grandi province, dette anche wilaya, dette anche province, e ognuna si compone di 5-6 comuni che sono le daire. Quindi noi abbiamo scelto Auzer perché Auzer innanzitutto è il luogo da cui proviene la maggior parte, quasi tutti noi qui, e è anche però, come dire, la provincia con la quale la regione toscana storicamente ha portato avanti grandi progetti. Uno che mi viene in mente, forse l'ultimo più importante, sono i dispensari in tutti i vari comuni della wilaya della provincia di Auzer, realizzato circa 10 anni fa. Quindi un po' per il rapporto che la provincia di Auzer ha con la regione toscana e un po' anche per la nostra provenienza, abbiamo scelto come località la regione toscana. Quindi, come dire, l'obiettivo del progetto appunto era quello di ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti umanitari, l'obiettivo specifico il contrasto alla disoccupazione giovanile. Prima di tutto, quindi, siamo andati a conoscere i nostri partner, è partita la nostra referente del progetto, Tumana, da qui, si è recata nei campi, è stata là 2 mesi e in quella sede ha conosciuto il partner principale, che è il Ministero della Gioventù, ha conosciuto gli altri partner, la wilaya di Auzer, la provincia di Auzer, e i 2 comuni, Zuga e Guainit, che sono partner appunto in loco. Ha conosciuto tutti e ha avuto la possibilità anche, nella fase di preparazione del Memorandum of Understanding, di ascoltare i nostri partner e di applicare anche delle modifiche. Le modifiche principali a questo progetto sono state in primis, i partecipanti. Noi avevamo inizialmente deciso di coinvolgere tutti i giovani, quindi uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 45 anni. In realtà il partner laggiù di progetto, ovvero il Ministero della Gioventù, ci ha fatto notare che la categoria forse che richiedeva ancora più attenzione erano le donne con,
con familiari a carico, per cui devono, quindi abbiamo inserito questa modifica di donne di età tra i 18 e i 45 anni con figli o familiari a carico, che possono essere anche genitori come in tanti casi. Per cui quindi è stata questa la categoria di persone scelte. Sono state concordate in quella sede la formazione, come si doveva svolgere, anche la stesura del bando successivo alla formazione. Il passaggio successivo, quindi una volta scelta la categoria di beneficiari, i passaggi sono stati questi: preparazione e coordinamento con i partner locali, appunto, quindi la stesura del memorandum. La fase successiva alla quale abbiamo ripartecipato noi direttamente come associazione, quindi inviando un nostro referente sul luogo, è stata quella della formazione di questi beneficiari sulla microimprenditoria e la selezione. Anche in quell'occasione eravamo presenti. Ora, la formazione inizialmente doveva prevedere, come dire, che noi portassimo dei formatori da qui. In realtà poi, parlando con i nostri partner, non era molto semplice, devo dire, individuare dei formatori qui e portarli laggiù. Ma è una cosa che avremmo fatto. Ma i partner ci hanno fatto notare che avevano, perché comunque i progetti di co-sviluppo laggiù sono, come dire, negli ultimi anni anche le grandi ONG presenti si stanno rivolgendo molto a questa tipologia di cooperazione. Lì c'è Oxfam, DRC, che stanno portando avanti grandi progetti di questo tipo, per cui ci siamo accorti che il nostro partner aveva un gruppo di formatori molto preparati in questo senso, e quindi allora la formazione l'abbiamo fatta, l'abbiamo assistita, ma l'abbiamo quindi anche insomma preparata come si doveva svolgere con il partner, ma l'abbiamo fatta fare ai formatori proposti, dopo aver incontrato e discusso bene i dettagli della formazione. Scusami, due minuti, se no si va. Ah, sì, scusami. Quindi, fatta la formazione, il passaggio successivo è stato quello appunto della selezione. La selezione ci ha visto impegnati anche noi con il nostro referente, sia qui che là, perché anche laggiù abbiamo individuato un referente che ci ha seguito e continua attualmente a aggiornarci anche sul monitoraggio delle attività che ormai sono già state avviate. Quindi le modifiche grosse sono state la formazione che è stata attivata e fatta dai formatori in loco, ma questo quindi ci ha permesso di, come dire, di avere delle risorse in più che non erano previste. Inizialmente noi dovevamo finanziare 4 progetti di microimprenditoria. Ogni progetto doveva essere finanziato con la cifra di 2.500 euro. I progetti che sono stati proposti dopo la formazione sono stati 17 proposte. Scusate, alla formazione hanno partecipato 212 donne. Sono stati proposti 17 progetti di gruppi che variavano dalle 5 alle 6 persone, ma il budget dei progetti proposti era inferiore a quello previsto da noi di 2.500, per cui venivano tutti circa 1.900 euro. Per cui allora quei soldi avanzati dalla formazione, che dovevano essere di più perché dovevamo portare i formatori da qui, e i soldi avanzati anche dai progetti che avevano un budget più basso, ci ha permesso di alzare il numero dei progetti da finanziare da 4 a 7. Quindi i progetti finanziati sono stati 7, ve li elenco brevemente, e sono stati Bellezza della donna tra tradizione e modernità, che era finalizzato al noleggio di tutti gli accessori di bellezza necessari alla sposa nei giorni di matrimonio. Cucina attrezzata, che è una cucina che viene attrezzata, quindi con tutto, che viene noleggiata per le cerimonie. Incenso tradizionale artigianale Sarawi, questa è un'altra cooperativa di donne che prevedeva la creazione di una vera e propria cooperativa che si occupava di produrre e vendere a livello locale incenso artigianale Sarawi.
Poi avevamo produzione e vendita di couscous sahrawi, allevamento di bestiame, due progetti sull'allevamento di bestiame che prevedeva l'allevamento di 10 capre dal latte per produzione e vendita di latte. E poi quindi allevamento di bestiame e vendita di bestiame anche, realizzato da un... che verrà realizzato, insomma, dovrà essere realizzato da un mercato per la vendita di pecore, soprattutto nel periodo delle festività. Ora, questi 7 progetti sono stati finanziati, sono attivi attualmente, l'abbiamo seguiti, nel senso la distribuzione è avvenuta così in 3 tranche. La prima con un accompagnamento per comprare le attrezzature ove era necessario, la seconda, quindi una volta acquistato la maggior parte del materiale, veniva data la seconda tranche, e poi la terza a conclusione di tutto il percorso. È stata un'esperienza molto, molto bella e stimolante. Abbiamo veramente abbiamo realizzato anche, come abbiamo molto materiale raccolto, non vediamo l'ora che si possa ritornare un po' nella socialità per poter organizzare eventi, per discutere di questo progetto. Abbiamo intenzione di parlare nelle scuole, di creare delle mostre anche fotografiche, perché abbiamo molto materiale fotografico, e di poterlo quindi riportare un po' anche qui, questo lavoro fatto laggiù. Di quei 17 progetti, noi ne abbiamo finanziati 7 con il budget a disposizione del bando. Gli altri 10, siccome erano progetti comunque ben organizzati, li abbiamo affidati ad altre associazioni, tra i partner e non solo, associazioni che comunque lavorano e seguono la causa Sahrawi, si sono presi in carico quei 10 progetti che erano rimasti esclusi. E noi abbiamo fatto da collante tra le varie cooperative laggiù e le associazioni qui, poi loro da sole stanno portando avanti questi progetti. Quindi alla fine sono tutti andati a buon fine. Grazie, Ahmed. Allora, ci tengo solo a sottolineare che il finanziamento dato appunto dal bando a questo progetto era di 16.750 euro e a cui sono stati aggiunti 8.500 raccolti dall'associazione. Questo è un dato importante perché appunto dal mio punto di vista sottolinea come anche con risorse molto limitate, laddove le associazioni hanno la rete, le risorse umane messe a disposizione poi del progetto, i risultati sono davvero strabilianti e molto molto positivi. Adama Gueye è il prossimo testimone. Qui si tratta dell'ultimo progetto finanziato, non lo troverete nell'analisi del professor Tomei, perché è stato finanziato con un progetto che è ancora in essere e che si chiamava il progetto Combo, sempre all'interno del percorso Cosviluppo. È un progetto ancora attivo che era, appunto, provava a far dialogare l'ambito del Cosviluppo con il business inclusivo. Adama Gueye, oltre ad essere membro del COSAN e come dire una figura di riferimento per la comunità senegalese, toscana e non solo, è tra i fondatori di DISSO, che è una sorta di piattaforma diaspora senegalese per lo sviluppo della solidarietà, che si occupa proprio di lavorare sul business inclusivo qua e in Senegal. È molto interessante il lavoro che fanno di messa in relazione con le start-up e le varie reti appunto che in Senegal stanno nascendo, che sono nate e su cui appunto stanno facendo un lavoro di divulgazione molto molto importante, così come provano a raccogliere in questa piattaforma, che poi è un gruppo Facebook al momento, non so se Adama se avete anche altri strumenti, provano a raccogliere anche tutte le opportunità che a livello europeo e italiano ci sono appunto per il sostegno alle attività appunto in Senegal dal punto di vista del cosviluppo e del business inclusivo.
Adama, ti lascio la parola. Ti chiedo veramente per favore l'orologio, guardati. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Io mi chiamo Adama Gay, sono il presidente dell'associazione DISO, Diaspora Senegalese per lo Sviluppo e la Solidarietà, un'associazione creata nel 2020, purtroppo poche settimane dopo è arrivato il Covid, quindi ecco, questo ha rallentato un pochino le nostre attività, ma come lo sappiamo il supporto digitale ci ha permesso di avviare tante attività durante l'anno 2020. Allora, l'idea di creare questa associazione è nata da quello che abbiamo visto tutto e che ha colpito le nostre sensibilità umane, cioè i morti in mare. E noi come diciamo, associazione abbiamo detto che possiamo fare, che possiamo fare per frenare un po' questa tragedia che succede in mare. Allora, l'idea nostra era di agire su due livelli. Qui in Italia, nella diaspora, cercando di promuovere l'imprenditoria degli immigrati in Senegal per creare dei posti di lavoro. La seconda è a livello locale e lì abbiamo creato una sezione DISO Senegal riconosciuta dal governo senegalese. E cercando soprattutto di organizzare un pochino meglio i progetti di cooperazione, ma anche facendo la sensibilizzazione, lavorando sulla sensibilizzazione sulle conseguenze dell'immigrazione clandestina. Su questo abbiamo agito su due livelli, facendo la differenza tra le zone di partenza e le zone di origini. Perché di solito i ragazzi che muoiono al mare sono dei ragazzi che sono dell'interno, che sono come me, non conoscono il mare, se prendono il rischio di prendere la barca prima di arrivare in Spagna, rischiano di perdere la vita. Allora, per quanto riguarda diciamo, la promozione dell'investimento dei migranti, abbiamo creato prima un gruppo WhatsApp dove abbiamo integrato tutti i giovani che vogliono investire ma non sanno bene le procedure di creazione di impresa. È uno spazio di scambio, di condivisione, di esperienze per cercare un pochino di dare più di sicurezza all'investimento. Questo l'abbiamo creato, poi il gruppo si è allargato e alla fine abbiamo creato il gruppo su Facebook. Al di là del gruppo DISO abbiamo anche il DISO Intraprendere. DISO Entreprendere, abbiamo anche questo gruppo WhatsApp. Allora, per le attività abbiamo detto, dopo la creazione di questa sezione in Senegal, abbiamo creato 5 zone in Senegal. In ogni zona ci sarà un coordinatore e delle associazioni partner. Questo lo facciamo per snellire un pochino il lavoro di cooperazione. Ogni volta che abbiamo un partner che vuole investire in una zona, abbiamo già un coordinatore e delle associazioni partner che possono aiutare a realizzare questo progetto. L'abbiamo sperimentato con il progetto Combo e penso che è andato abbastanza bene. Non ci siamo mossi da qui, noi eravamo qui, ma in Senegal le cose sono andate benissimo perché abbiamo le associazioni partner e i coordinatori che hanno organizzato tutte le attività formative sia a CEL che a FASGOM. Io per questo progetto ho avuto almeno 2 soddisfazioni. La prima è che l'abbiamo gestito noi. Questo è veramente un esempio una realizzazione degli obiettivi della legge 125, cioè le associazioni straniere hanno organizzato il progetto dall'inizio alla fine. Non c'è l'ombra di un italiano, questo lo può testimoniare anche Carla. E penso che anche i risultati sono ottimi. Abbiamo fatto tante belle cose e poi parleremo di quelle che risultare o dare come risultati nel futuro. E per quanto riguarda questa organizzazione, abbiamo detto, noi abbiamo avviato questi due progetti,
uno a CEL, sono tutti e due progetti di formazione, uno a CEL sulla trasformazione dei cereali locali e il secondo a FASGOM. Perché abbiamo realizzato questo all'interno? Perché di solito i progetti di cooperazione si fanno sempre sulla costa e questo non aiuta, perché purtroppo all'interno che vivono soprattutto dell'agricoltura, 9 mesi su 12 non hanno niente da fare. Quindi noi, la nostra strategia è di creare dei posti di lavoro all'interno del paese, un modo di fissare i ragazzi nel loro territorio. Questo è un aspetto molto, molto importante e dato che l'abbiamo detto fin dall'inizio, l'immigrazione senegalese è chiamata immigrazione economica, quindi ecco, per cercare di risolvere il problema bisogna agire a livello della famiglia, perché a livello della famiglia che succedono, diciamo, che troviamo i motivi della migrazione dei giovani. Per agire a livello della famiglia ci sono due cose da fare. Uno, come aumentare il reddito della famiglia e due, come ridurre le spese. Per aumentare i redditi della famiglia noi abbiamo cercato di finanziare dei gruppi e poi dopo cercheranno di creare dei microcrediti per finanziare dei progetti individuali per le donne. Questo è un aspetto importante, perché per aumentare i redditi della famiglia bisogna far lavorare le donne e i giovani, perché di solito quando vai nei villaggi è solo il capofamiglia che lavora molto spesso. Quindi cerchiamo di far lavorare le donne, ma anche i giovani. E poi un altro aspetto importante, come ridurre le spese. Su questo noi abbiamo puntato su due livelli. Uno è cercare di attivare una rete di solidarietà per l'istruzione. Questo è un aspetto molto, molto, molto importante, perché per la protezione, la protezione sociale, lo chiamo così per dire, è un modo di rompere la catena di trasmissione della povertà, la trasmissione intergenerazionale. Come possiamo fare? Cercando di creare, diciamo, di promuovere l'istruzione, si cerca di dare la possibilità alle famiglie di avere dei membri che non vivono soltanto dell'agricoltura, ma fanno altre cose perché sono istruiti. Nei villaggi abbiamo un problema, l'abbandono scolastico, perché lì purtroppo non ci sono le infrastrutture per studiare. Io posso dare un esempio, nel mio villaggio la prima classe è stata costruita nel 1954, fino all'inizio degli anni 80 c'era ancora una classe. Nel 2010, con l'aiuto del Movimento Shalom, siamo riusciti a avviare un progetto in un'aula per CEL, l'abbiamo chiamato così, ma alla fine abbiamo realizzato 5 o 6 aule. Fino ad ora i bambini riescono a stare nel villaggio, avere la licenza media e fra un po' anche il diploma, rimandando nel villaggio. Questo li aiuta ad non abbandonare, perché l'abbandono è legato alle difficoltà che hanno nelle grandi città, perché non hanno nessuno che li possa aiutare. Quindi noi cerchiamo... 2 minuti, grazie. Sì, questo l'abbiamo fatto. Direi, per la realizzazione di questi due progetti, ho con me qui il vicepresidente Quadeyok, che ha avviato il secondo progetto, quello di FASGOM, che è stato realizzato dal 26 al 30. Lì hanno insegnato un gruppo di donne, un gruppo di interesse economico delle donne di FASGOM, che si chiama GIA Alpha, sulla produzione di biopesticidi, il secondo produzione di produzione vivaistica, poi microgiardinaggio, produzione di foraggio e produzione compostaggio, quelle che abbiamo realizzato a FASGOM. A CEL invece abbiamo fatto la trasformazione dei cereali locali e la gestione amministrativa e contabile, perché questo è anche un aspetto molto importante, perché sappiamo che cosa succedeva nei villaggi: un gruppo lavorava, uno andava a prendere i soldi. Questo è un problema che cerchiamo di risolvere. Ora, che cosa possiamo fare? Sarebbe bene aiutarli anche a avere un'unità di trasformazione, perché quello che abbiamo fatto è solo teoria.
aiutiamoli a trovare le possibilità di creare un'unità di trasformazione. Già posso dire che il comune ha già dato un terreno per, diciamo, la realizzazione di questa unità di trasformazione. Vi ringrazio, non vorrei allungare sul discorso, comunque devo ringraziare anche Carla per l'aiuto. Io sono molto soddisfatto di come è andato, perché ho sempre chiesto che si dà la possibilità agli immigrati di gestire loro, diciamo, i progetti, perché hanno la competenza, e poi per la cooperazione ci vuole il rispetto, l'ascolto e l'umiltà. Non pensare che sempre noi siamo gli incapaci che devono essere sempre guidati. Quindi diamoci anche la possibilità di far vedere le nostre competenze. Grazie. Grazie a te, a voi Adama. Tra l'altro, progetto fatto e realizzato, pensato e strutturato tutto in tempo Covid, tutto online, però alla fine è stato una bella soddisfazione per tutti. A Tana Anglana, che ringrazio tantissimo, vado un po' più veloce, di essere qui. La Tana ha condiviso con noi tante esperienze, tanti momenti di approfondimento e riflessione. È una specialista in migrazione e sviluppo, attualmente è appunto membro vicario del Consiglio Nazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo. Ha lavorato per l'OIM e per molti altri enti, e sul tema appunto ha dato e sta dando ancora un contributo fondamentale. Con lei vorremmo, visto che l'abbiamo detto nell'introduzione a questo incontro, esplorare il tema della narrazione della migrazione. Ce la facciamo, Tana, a cambiarla questa narrazione, a portare, diciamo, punti di vista diversi, anche attraverso azioni come quella che Toscana, insomma, come quella che stiamo raccontando oggi? A che punto siamo? Grazie. Grazie a te, Carla, sia per la generosa introduzione che per la domanda. Io per il momento mi pongo un obiettivo raggiungibile, quello di cercare di stare nei tempi, poi vediamo se riusciamo anche a rispondere alla domanda, per cui ti autorizzo anche a scudisciarmi nel caso andassi un po' oltre. Ringrazio molto la Regione Toscana anche per avermi invitato, perché nonostante appunto lavoriamo insieme da tanto tempo, oppure ci incrociamo da tanto tempo, continuo ad imparare dalle vostre esperienze, quindi vi ringrazio davvero molto. Allora, quello che cercherò di fare io in pochi minuti, o perlomeno questo è il mio obiettivo, è cercare più che altro, più che annoiarvi con il mio punto di vista del perché è così necessario cambiare la narrazione sulle migrazioni, proporvi più che altro una metodologia che stiamo sviluppando. Dopo più di 20 anni di lavoro nella cooperazione allo sviluppo, mi sono resa conto che forse è il caso di lavorare molto più attentamente anche sulla comunicazione e sulle percezioni. E per questo vorrei prendere questo tempo per raccontarvi quelle che sono delle proposte metodologiche per una comunicazione, diciamo, più strategica sul tema delle migrazioni. Ora, quello che innanzitutto vorrei specificare è per quale motivo, secondo me, è così importante avere un approccio strategico. Perché fondamentalmente la narrazione divisiva guadagna spazio nel dibattito pubblico, ma la conseguenza principale è quella che sposta i confini delle scelte politiche ritenute accettabili. E questo, mi permetto di dirlo, anche in ambito di cooperazione sta succedendo. Quello che la percezione definisce come accettabile viene anche messo in campo dalle politiche governative istituzionali. Per questo è così importante avere un approccio strategico per superare la polarizzazione del dibattito, che abbiamo visto sconfina anche semplicemente il tema migratorio, ormai sta invadendo un po' tutti i temi caldi delle nostre società e mettendo in crisi la coesione sociale stessa delle nostre comunità, ma anche è necessario per migliorare l'efficacia dei programmi di inclusione che possono contare su un'opinione pubblica accogliente, possono avere un'efficacia anche maggiore. La grande sfida di comunicare la complessità, che è un tema che affrontiamo tutti noi che lavoriamo sul tema migratorio,
cercare quindi di spingere una narrazione che sia costitutiva dei valori della diversità e dell'inclusione. Tutto questo cercando di farlo in maniera strategica e comune a tutte le organizzazioni, questo è il grande obiettivo. Gli strumenti di cui vi vorrei parlare sono stati sviluppati dall'International Center for Migration Policy Advocacy, è un'organizzazione basata a Berlino che ha lavorato su discipline di comunicazione politica, linguistica, cognitiva, economia comportamentale, dall'analisi anche dello studio di diverse campagne informative di comunicazione. Ecco, tutto questo lavoro è stato accolto, tradotto e adattato per il contesto italiano dall'iniziativa Never Alone, che è composta da diverse fondazioni private italiane. Prima questione, perché il discorso tradizionale non funziona? La narrazione è fondamentale per costituire la conoscenza, per fare memoria, ma ci troviamo in quella che viene definita era della post-verità, cioè è molto difficile comunicare, come diceva l'assessore in apertura, anche la verità del fenomeno migratorio. Perché? Perché c'è anche una difficoltà, l'intangibilità delle statistiche, dei grandi numeri. Parliamo di statistiche e di fenomeni che però magari non atterrano nella realtà delle persone che ci ascoltano, perché appunto ci troviamo comunque sempre inondati di informazioni. Tutto questo elenco di limiti ci insegnano anche un'altra cosa, che forse ci siamo concentrati un po' troppo anche nello sfatare i miti. Spesso abbiamo avuto un approccio dedicato alla comunicazione di fatti e di dati, creando però anche una sorta di barriera con i nostri interlocutori, perché ci siamo posti in una posizione quasi di insegnanti rispetto a persone che noi giudichiamo come spesso ignoranti soltanto o soltanto razziste. In alcuni casi è anche vero, ma sicuramente non ci aiuta ad aprire una conversazione con queste persone, ribadire questo concetto. Anzi, queste persone si sentono giudicate, mettono una barriera e smettono di ascoltarci. Per cui è importante riconoscere che argomentare solo con il richiamo ai fatti e ai diritti non è più sufficiente proprio per diffondere i valori della coesione sociale. E allora la mia proposta è quella di cominciare ad interessarvi a quello che è definito l'approccio di riformulazione, che però ci tengo a fare un distinguo iniziale. Non si tratta di usare parole magiche, non è una questione di marketing sociale, si tratta di attivare un processo di autoanalisi e di indagine rispetto al nostri interlocutori, il nostro uditorio, che è un processo lungo, di un lavoro che ha obiettivi a medio e a lungo termine. E si parte da una questione fondamentale, la comprensione del potere degli schemi mentali. Si è parlato spesso di come si parla di emergenza delle migrazioni. L'emergenza è uno schema mentale che poi viene attivato automaticamente da delle immagini che ci riproducono il tema dell'invasione o il tema della minaccia alla sicurezza. Ma come si costruiscono questi schemi mentali? Tendenzialmente noi abbiamo di fronte una storia completa, decidiamo qual è la nostra posizione sulla base del nostro sentire accumulato nel tempo, scegliamo i nostri interlocutori e i nostri media per fare in modo che questa nostra posizione sia confermata nel tempo e mai sfidata da nuove informazioni, socializziamo questo nostro punto di vista che si radicalizza e va a costituire quello che ho utilizzato anche in comunicazione politica, il cosiddetto buon senso, cioè una visione talmente radicata che basta un'immagine o una parola per innescare uno schema mentale che definisce poi chi noi riteniamo essere le vittime, gli eroi o le persone a cui dare biasimo o plauso rispetto alla storia della migrazione. Quindi parliamo di subconscio cognitivo che viene attivato anche semplicemente da un uso di un linguaggio particolare. Su questo mi viene in mente spesso anche l'esempio delle campagne che molte organizzazioni progressiste hanno fatto per la revisione della legge sulla cittadinanza, che portavano l'immagine dei barconi. Ecco, utilizzare quell'immagine significa innescare lo schema mentale dell'invasione anziché aiutarci a vedere il fenomeno con occhi completamente diversi. Altro tema fondamentale, cerchiamo di capire con chi parliamo solitamente. Spesso nelle conferenze io mi ritrovo anche a definirle un po' delle sedute di terapia collettiva, perché parliamo tra di noi e ci raccontiamo delle cose sulle quali bene o male siamo d'accordo. Allora,
Cerchiamo di chiederci come parliamo e soprattutto in che modo fare in modo che i nostri messaggi escano dalla bolla sociale di riferimento e che idea abbiamo del nostro target e dell'oggetto della nostra comunicazione. Ora, la proposta di questa nuova metodologia è quella di guardare al cosiddetto centro fluido come target privilegiato. Normalmente noi ci riferiamo o alla nostra base per confermare i nostri messaggi di inclusione oppure cerchiamo di creare delle contro narrazioni per contrastare gli estremisti, ma spesso in questo conflitto polarizzante perdiamo di vista il centro della popolazione, quelli che non sono schierati e che sono sempre più considerati come il vero bilanciere politico e culturale. Come lo identifichiamo questo centro fluido? Abbiamo a disposizione degli studi e quello che vi propongo in questa slide è uno studio che è stato condotto da Social Change Initiative e More in Common e condotto da Ipsos qui in Italia, che identifica, è uno studio che è stato condotto in diversi paesi europei, infatti si è identificato una percentuale del circa 60-70% della popolazione, ahimè in Italia possiamo contare su un più esiguo 48%, che sul tema migratorio non è interessato, informato, ma che è fondamentalmente influenzabile dalla comunicazione e possibilmente anche da una comunicazione strategica che le organizzazioni progressiste possono costruire. E proprio per questa fluttuazione è definito fluido. Qui in basso vedete la segmentazione della popolazione italiana che ha diverso modo di percepire il fenomeno migratorio e che probabilmente deve essere trattata anche dalla comunicazione in maniera altrettanto specifica. Vi dicevo, le caratteristiche sono generiche, diciamo così, sono quelle di una fascia di popolazione che ha una visione piuttosto pragmatica sulla migrazione, potrebbe essere più aperta se fosse esposta ad esperienze positive. C'è una forte dose di preoccupazione e insicurezza economica sia per loro che per i propri figli, e anche una certa sorta di visione nostalgica per il passato, ma con un desiderio anche di ricreare una comunità. Questi sono elementi sui quali è possibile costruire una comunicazione diversa, però è indispensabile approfondire la conoscenza, soprattutto di quello che è il centro fluido del nostro contesto di riferimento, capire come affrontano il tema, come si informano, ma soprattutto quali sono i valori a cui si riferiscono per identificarsi. Quindi ogni segmento ha delle caratteristiche precise, voglio far passare bene questo concetto, che i dettagli nella caratterizzazione del nostro pubblico sono estremamente importanti. La buona notizia è che possiamo fare riferimento appunto a una fluttuazione di percezione e di radicalizzazione del pensiero rispetto alle migrazioni, perché appunto sono fortemente influenzabili, e questo grafico dell'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza è indicativo di questa fluttuazione di percezione, e soprattutto è indicativo del fatto che abbiamo margine per lavorare con una narrazione generativa che ci permetta di costruire nuovi schemi mentali e cambiare, poi spostare l'opinione sul tema migratorio. Come farlo però? Come parlare con questo centro fluido? La proposta è quella di ragionare soprattutto con un approccio valoriale, cioè i valori usati come uno strumento per avviare un dialogo, soprattutto in quei dibattiti che hanno un alto impatto emotivo. Tendenzialmente trovare lo spazio del messaggio cercando di capire quali sono i valori che noi vogliamo portare, i valori espressi dal nostro target e qual è lo spazio di interconnessione. Puntare più sulle cose che ci uniscono rispetto alle cose che ci dividono e soprattutto cominciare a raccontare perché il vostro lavoro riguarda anche il vostro pubblico. Tutto questo facendo leva soprattutto su un concetto fondamentale, che l'interpretazione dei messaggi avviene attraverso le lenti emotive del nostro interlocutore. Quindi considerare questa sfera emotiva come strumento di decodifica dei messaggi, cominciare a comunicare con un ascolto empatico,
con dei messaggi emotivamente risonanti, che attenzione non significa parlare alla pancia, significa parlare al cuore, significa trovare dei valori che ci uniscano e soprattutto utilizzare questa come breccia per cominciare ad avere una conversazione che altrimenti non avremmo. Una volta aperta questa conversazione è possibile poi portare tutti i fatti e i dati di cui noi siamo orgogliosamente portatori, e tutto questo non va confuso ovviamente con il pietismo, non vogliamo impietosire le persone, ma aprire la loro disponibilità ad ascoltarci. Io non so quanto tempo ancora, però mi piacerebbe darvi qualche piccolo hint di alcuni suggerimenti di tecniche, per esempio. Spesso noi apriamo i nostri messaggi con puntando l'attenzione anche su ingigantendo un po' anche la dimensione problematica dei problemi, delle questioni, dei temi. Questo chiaramente chiude il nostro uditorio all'ascolto, stimoliamo quella sorta di sindrome, il complesso di Atlante, ingigantendo le dimensioni problematiche. Questo non significa negare l'esistenza di un problema, ma significa cercare di trovare dei messaggi che aprano una conversazione proponendo il più possibile soluzioni e poi arrivando invece al cuore anche delle questioni più complesse e problematiche. Un altro suggerimento ci arriva dal linguista George Lakoff. Se io vi chiedo di non pensare a un elefante, deduco che una delle prime cose che vi verranno in mente sarà esattamente un elefante. Questo cosa ci insegna? Che anche semplicemente negando uno schema mentale si finisce per evocarlo. Non dobbiamo negare una narrazione stabilita da altri, non dobbiamo dire i migranti non sono criminali o non fanno questo o non fanno quello, perché le parole sono anche attivatori di associazioni mentali automatiche, ricordate l'esempio anche dei barconi, no? Quindi se adottiamo il linguaggio dei nostri oppositori, anche solo per negarlo, in realtà entriamo nel loro terreno. Quello che dovremmo cercare di fare è di riformulare, raccontare un'altra storia usando un nostro linguaggio, quelle che vengono definite narrazioni generative in opposizione a quelle che sono le contronarrazioni, che comunque possono e devono esistere, ma non possono essere l'unico strumento di comunicazione. L'esempio qua di Nixon, che cercava di convincere di non essere un criminale, è storicamente un esempio importante anche in termini di errori di comunicazione. Terzo, diciamo così, pillola di suggerimento è cercare di trovare nei nostri messaggi un equilibrio tra risonanza e dissonanza. Cosa significa questo? Significa cercare di aprire la nostra comunicazione soprattutto creando un sentimento rassicurante, qualcosa di familiare, di atteso, aprire all'ascolto, e solo una volta che abbiamo avuto l'ascolto dei nostri interlocutori inserire un elemento di dissonanza, proprio per far strada a un nuovo modo di pensare, inserire una sfida, un elemento di sorpresa, un capovolgimento di ruoli, per esempio, rispetto a come viene visto solitamente un migrante e qual è la realtà che noi possiamo mettere in campo. Quindi significa anche mettere in collegamento elementi molto differenti in apparenza e considerare anche la strategia del ribaltamento. Questi sono solo delle piccole informazioni rispetto a questo strumento che però vi invito a leggere e vedere. Sono degli strumenti che si possono dividere in tre categorie. Innanzitutto alcune piccole cose che riguardano strumenti di avvicinamento e coinvolgimento. Le 12 chiavi di cui vi ho mostrato qualcuna nelle slide sono 12 concetti chiave che possono esserci utili proprio nel costruire una comunicazione diversa, un video e poi anche un'introduzione al kit degli strumenti per inquadrare proprio qual è il core di questo approccio. Dopodiché la parte più importante sono degli approfondimenti, salto qui per andare un po' più veloce, degli approfondimenti che riguardano soprattutto le campagne di comunicazione. Sono degli step che aiutano una persona che vuole costruire una campagna di sensibilizzazione ad andare passo passo e a costruirli in maniera, diciamo così, coerente con l'approccio di formulazione, di riformulazione. Si tratta di sintesi, approfondimenti che si richiamano. Però una cosa che voglio dire che non riguarda soltanto le campagne di sensibilizzazione, ma
si applica a tutti gli sforzi comunicativi, perché riporta dei principi e delle tecniche specifiche che possono essere utilizzate proprio nella comunicazione anche da persona a persona. Dopodiché trovate anche degli strumenti di esemplificazione, dei casi ed esempi pratici di campagne che sono state costruite attraverso questo approccio di riformulazione, così anche delle domande frequenti per chiarire dei concetti base che vi ho cercato soltanto sinteticamente riportare questo pomeriggio. L'approfondimento può essere fatto step by step, cercando di seguire passo passo dalla programmazione, dalla strategizzazione fino alla costruzione di un messaggio, oppure possono essere utilizzati in maniera modulare in risposta a una specifica necessità di comunicazione. L'approfondimento può essere autonomo oppure accompagnato attraverso anche dei corsi di formazione che Never Alone mette a disposizione delle organizzazioni. Qual è lo stimolo finale che vorrei lasciare? È che se noi approcciassimo la comunicazione dei nostri progetti, così come delle nostre campagne di sensibilizzazione, in maniera più strategica e soprattutto condivisa fra tutte le organizzazioni, riusciremo ad avere un suono più forte, un volume più forte per spostare l'ago della bilancia, una narrazione nuova che decidiamo noi quale sia e con quali presupposti è costruita. Per passare da una presenza narrativa, a volte erratica, molto plurale, di diverse voci, a una narrazione che abbia un potere, e il potere fondamentale dovrebbe essere quello del cambiamento, così come molte organizzazioni, immagino, si applichi la teoria del cambiamento, è applicabile anche alla comunicazione per arrivare poi a una trasformazione sociale. Ovviamente per dubbi, contatti, approfondimenti lascio a disposizione anche indirizzi e il sito, soprattutto dove trovate questo tool kit a disposizione anche dell'Italia. Vi ringrazio, spero di non essere stata troppo lunga. Grazie a te, super interessante, sto ricevendo messaggi da alcuni dei partecipanti entusiasti sulla tua presentazione, appunto una conferma davvero, grazie Tana. E penso che possa veramente essere utile nei vari percorsi che facciamo, provare, come dicevi te, ad avere un approccio sistemico, no? Anche alla comunicazione, non solo. Grazie davvero per il tuo contributo. Ti ricontatteremo, penso, su questo. E ho messo in chat il link del sito, così ci possono accedere anche direttamente. E abbiamo parlato molto oggi di nuove generazioni e del loro ruolo all'interno della cooperazione, dello sviluppo, e su questo do la parola a Viola Gava, che appunto fa parte anche del CONGI, della rete delle nuove generazioni, del coordinamento delle nuove generazioni in Italia, e membra dell'ICS, che è un soggetto, come dire, uno dei protagonisti sia della cooperazione che del co-sviluppo sul territorio toscano. Viola, a te la parola, chiedendoti sempre di stare nei tempi, abbiamo sforato tantissimo, ma ci prendiamo comunque, insomma, ancora 20 minuti, fra Viola e Ferdite ancora 20 minuti, se ce la facciamo. Ok, sicuramente cercherò di stare nei tempi. Grazie. Buonasera a tutti, intanto grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui, insomma, a condividere con voi le nostre riflessioni e le nostre esperienze. Ecco. Io sono parte dell'associazione X&Co, come diceva Carla prima, e in realtà al momento stiamo collaborando con la Rete Congi per un progetto di cui noi siamo in capofila, quindi diciamo che collaboriamo strettamente con il CONGI, con il coordinamento delle nuove generazioni italiane, per appunto riportare in auge la tematica delle seconde generazioni a livello politico locale, dato che comunque sembra che sia ancora una tematica abbastanza, diciamo, trascurata, ecco, da tanti punti di vista. Allora, intanto vorrei cominciare dicendo che la nostra associazione X&Co, fin dai primi anni appunto della sua attività,
ha collaborato attivamente quindi con l'Albania, con cui abbiamo costruito una rete ampia di, insomma, di contatti, enti con istituzioni e organizzazioni, organizzazioni locali. Quindi ad oggi, diciamo, ci troviamo spesso impegnati in progetti di co-sviluppo, non solo con l'Albania, ma recentemente per esempio anche con altri paesi dell'area balcanica. E nella nostra visione, diciamo, come associazione, con noi ci definiamo un'associazione multiculturale, alcuni di noi hanno un background migratorio, io per esempio sono una seconda generazione nata e cresciuta in Albania, poi concluso il mio processo, diciamo, di istruzione in Italia, la mia collega Felice nella stessa maniera. Quindi, diciamo, ci definiamo un'associazione multiculturale e alcuni di noi sono seconde generazioni, per cui stasera vorrei parlare, diciamo, portare alcune delle istanze delle seconde generazioni riguardo al tema del, del co-sviluppo che sono emerse durante alcune delle nostre attività. In primis vorrei, diciamo, come si parlava prima, di cambiare le narrazioni. Spesso le seconde generazioni sono questa categoria che ancora bene non si capisce che cos'è, perché spesso concettualmente vengono definite in maniera sbagliata, spesso non si capisce chi ne fa parte delle seconde generazioni. Quindi, senza scendere troppi nei dettagli tecnici, ai fini di quello che dobbiamo fare, di cui dobbiamo discutere oggi, possiamo dire che sono i figli degli immigrati nati o cresciuti in Italia, in diverse età, per esempio c'è chi è nato in Italia o chi è arrivato in età prescolare, chi è arrivato in età postscolare e così via dicendo. Diciamo che le seconde generazioni hanno una rilevanza importante perché, come dicevamo prima, sono la testimonianza che l'immigrazione non è più un fenomeno quindi da governare come emergenza, ma le seconde generazioni sono appunto i testimoni che la migrazione è un fenomeno che si è stabilizzato e quindi porta con sé dei risvolti sociali importanti di cui le seconde generazioni, per esempio diceva prima il professor Tomei, si parlava di questa fluidità, di queste identità plurali, di cosa c'è nello spazio dell'incontro tra le due culture. Esattamente, diciamo che le seconde generazioni sono proprio questo, spesso vengono definite ponte tra culture, perché hanno la capacità e hanno questa risorsa appunto di riuscire a saper leggere più contesti, di riuscire a comportarsi in maniera adeguata in diversi contesti, a leggere diverse realtà, per cui hanno una spiccata capacità di mediazione, il bilinguismo ovviamente va a favore per esempio anche nell'ambito del co-sviluppo e soprattutto anche la capacità di avere delle reti con i paesi di origine o comunque una maggiore facilità ad approcciarsi ai paesi di origine e alle reti della comunità locale e così via dicendo. In questo caso diciamo che noi, come ti dicevo prima, abbiamo coordinato questo progetto insieme al CONGI. Si tratta di un Erasmus a tre, cioè un dialogo strutturato con i giovani e alcuni decisori politici. Nel nostro caso di X abbiamo voluto appunto scendere un pochino nei dettagli e investigare se veramente queste seconde generazioni si vedono come una risorsa per il co-sviluppo, cioè se riconoscono queste competenze, le famose soft skill, quindi il fatto di riuscire a leggere più contesti, la capacità di mediazione, di riuscire a agire contestualmente in ambienti diversi, se veramente loro riconoscono e sono consapevoli di queste capacità, diciamo, e se soprattutto si sentono ascoltati o in qualche maniera accompagnati, ecco, in questo percorso
e se le loro potenzialità in qualche modo vengono, diciamo, vengono valutate o in qualche maniera vengono messe in campo. Nella fattispecie abbiamo condotto una ricerca in Toscana su 60 giovani di seconda generazione toscani, a cui abbiamo abbiamo somministrato un test, qui per non essere troppo tediosa riporto soltanto alcuni risultati che sono particolarmente significativi a nostro avviso. Per esempio, gran parte dei ragazzi, la stragrande maggioranza in realtà, l'83%, dichiara di essere interessato a collaborare con il proprio paese di origine. Benché ci sia quindi uno spiccato interesse di collaborazione, la stragrande maggioranza non conosce però quali sono gli enti del terzo settore, quali sono le possibilità per poter sviluppare un rapporto, una collaborazione o qualche tipo di legame con il proprio paese di origine. E ecco un altro punto molto importante: se questi giovani hanno mai partecipato quindi ad attività, a qualche tipo di progetto di cooperazione internazionale, e al di là di coloro che non sono interessati, quindi un esiguo 23%, di nuovo gran parte dei ragazzi non conoscono le organizzazioni e gli enti che potrebbero favorire loro le conoscenze o le competenze per poter appunto proseguire eventualmente in qualche forma di collaborazione con il proprio paese di origine, sviluppare ecco futuri percorsi. Soltanto un'esigua minoranza in realtà poi ha una certa familiarità, ecco, per l'appunto, con i finanziamenti di cosviluppo o altri tipi di attività in relazione appunto alla collaborazione con i paesi di origine. E un dato ancora più interessante, a mio avviso, è il fatto che i nostri ragazzi, perché per l'appunto abbiamo raccolto testimonianze di 60 ragazzi dall'età di 18 ai 29 anni, quindi giovani secondo la definizione per antonomasia anche dell'Unione Europea, quindi riconoscono quelle che sono le competenze principali per agire nella dimensione del cosviluppo, in primis la mediazione culturale, quindi la riconoscono anche come propria competenza, proprio come dicevo prima, il fatto di riuscire a essere un ponte tra più culture, di riuscire ad agire in maniera contestuale a diversi ambienti, a capire il fatto anche ovviamente della lingua è un altro elemento importante. Altra risorsa necessaria valutata dai ragazzi per agire nell'ambito del cosviluppo sono le competenze tecnico-specifiche, ovvero le competenze tecniche dell'ambito in cui si avvia la cooperazione. Questo è un argomento che è venuto fuori diverse volte anche nelle attività successive che abbiamo, di cui parlerò in seguito, con cui abbiamo parlato i ragazzi, cioè il fatto di possedere delle competenze, il fatto di avere queste soft skill, cioè la capacità di mediare, il bilinguismo, eccetera, eccetera, secondo loro non è sufficiente, perché ovviamente è necessario possedere delle competenze e avviare un processo di formazione anche proprio per il cosviluppo. Ovviamente altro elemento considerato necessario da loro per avviare progetti o attività di cosviluppo è la conoscenza delle istituzioni locali con il paese di origine. Come dicevo prima, abbiamo continuato la nostra attività con i ragazzi, non soltanto dopo i questionari, abbiamo organizzato dei tavoli, diciamo, di lavoro, un dialogo strutturato a cui ha partecipato anche Cristina Giacchi della Regione Toscana, e anche Arci ovviamente è stato di grande aiuto perché ha collaborato, insomma, con noi nell'organizzazione di questo evento.
Si è trattato di un dialogo strutturato in cui abbiamo invitato più di 20 ragazzi, sempre della stessa fascia d'età, ma nello specifico erano ragazzi universitari con background diversi, per dialogare con loro appunto su, diciamo, su quali sono le criticità secondo loro nell'ambito del cosviluppo, quali sono le loro risorse che potrebbero mettere in campo e quali sono, diciamo, quali potrebbero essere, ecco, i passi da fare per poter, diciamo, cominciare a percepire le seconde generazioni come attori rilevanti, ecco, nel cosviluppo. In primis, diciamo, non a sorpresa, i ragazzi sono stati, diciamo, molto critici nei confronti della cooperazione, quella ovviamente dall'alto, cioè molto diffidenti nei confronti di un modello di cooperazione in cui si impone un certo tipo di metodologia, un certo tipo anche di idea, oppure, come diceva prima Maddy, il fatto di andare lì ad insegnare. Questo non è possibile, ovviamente non è più concepibile. I nostri ragazzi sono stati ovviamente molto specifici a individuare queste criticità. La necessità di... Alla 2 minuti. Ah, ok. Quindi la necessità di una maggiore capacità di mediazione e ovviamente la necessità di una formazione professionalizzante. Ecco, questo è il punto, come dicevo prima, che è stato molto sottolineato dai ragazzi, cioè la necessità di creare dei profili, creare dei percorsi di formazione specificatamente per le seconde generazioni, perché loro stessi, per esempio dai tavoli è emerso che si sentono una categoria molto trascurata dalle politiche locali, ecco. Quindi cercando di diciamo, raccogliere un pochino quelle che sono state le istanze e portando un po' anche la nostra esperienza come associazione che si occupa di cosviluppo e che comunque ha un'ampia rete di collaboratori di seconda generazione, ovviamente spesso anche per scelta e a volte per, ovviamente anche per necessità, perché sono quelle le competenze che vengono richieste per poter, diciamo, implementare l'attività con successo. Quindi vengono richieste capacità di mediazione, capacità di agire in maniera flessibile tra più contesti, capacità di agire da ponti. Quindi mettendo insieme sia le istanze di ragazzi che quelle che sono le nostre esperienze, diciamo che in primis il fatto che le seconde generazioni sono ormai, diciamo, una realtà consolidata, sono un valore aggiunto e hanno delle potenzialità soprattutto nell'ambito del cosviluppo che andrebbero ulteriormente indagate e messe in risalto. Questo come può essere fatto? Sicuramente c'è bisogno di supporto e di sostegno, quindi di costruire un dialogo anche con le associazioni di seconda generazione e prevedere, come diceva prima anche il professor Tomei, prevedere dei programmi, delle attività ad hoc oppure delle linee di finanziamento specifiche. E ovviamente è necessaria, ecco, una collaborazione stretta della regione con questi attori che offrono delle nuove prospettive, delle idee nuove, innovative, e loro stessi hanno delle identità innovative che possono portare a delle soluzioni innovative e capaci di realizzare delle progettualità più efficaci e più sostenibili, ecco. Spero di essere riuscita a stare nei tempi. Grazie Viola, grazie davvero, molto molto interessante e molto importante il tuo contributo, il vostro contributo, lo terremo senz'altro in considerazione perché è un elemento da valorizzare. E do ad Aferdite l'arduo compito di fare l'ultimo intervento. Aferdite appunto all'interno di X ha portato avanti molte iniziative e molte ricerche, diciamo, in questo ambito,
ha partecipato attivamente a vario titolo a tutto questo percorso di cooperazione fino appunto all'esperienza del progetto Combo, in cui ci ha supportato come consulente anche sia nella parte sulla formazione che di coaching e quindi nell'elaborazione, diciamo, di questa interazione fra co-sviluppo e business inclusivo, e su questo verterà il suo contributo. Se tu ce la facessi sui 10 minuti sarebbe bellissimo. Sarò molto molto veloce, almeno cercherò di esserlo, dunque evito quindi di allungarmi molto sulle presentazioni, vado subito al punto in realtà e presenterò alcuni appunto aspetti dell'altra faccia della medaglia di cui stava parlando già Viola e gli altri interlocutori, insomma, che sono comunque le risorse del territorio della Toscana prima ancora di andare a parlare del cosviluppo e quindi dei paesi di cui si fa appunto cenno del cosviluppo. In generale stiamo parlando del progetto Combo, vorrei partire da quello, cioè l'esperienza che abbiamo avuto nell'ultimo anno nonostante la pandemia, nonostante le mille complicazioni del caso, e quindi di due aspetti fondamentali, quindi due finalità. La prima comunque la valorizzazione del capitale umano, sociale ed economico dei migranti, quindi a partire dal territorio toscano, e l'altro aspetto è il fatto di poter attivare dei partenariati inclusivi e quindi con soggetti sia imprenditori ma anche con altri soggetti del territorio. Vado molto veloce nel ricordare quali sono quindi questi target di intervento del progetto, che appunto da una parte gli enti organizzati del territorio, le associazioni, ovviamente qui si ricordano le associazioni della diaspora, le associazioni toscane locali in generale e altre associazioni che si occupano o comunque che fanno parte del settore del cosviluppo in generale, e infine ovviamente i gruppi, quindi le imprese private. Sono importanti questi tre target perché in realtà sono anche quelle che ci permettono di capire come costruire questo sistema inclusivo, diciamo, futuro, e quali prospettive ci può offrire per il cosviluppo, lo sviluppo successivo in Toscana. Diciamo che le cose importanti che sono emerse dal progetto Combo, partendo dal workshop che abbiamo sviluppato, l'interesse ovviamente dei partecipanti, a cui inizialmente erano 30 di partecipanti, e 6 in particolare avevano delle attività o progettualità che volevano comunque migliorare e quindi seguire degli workshop specifici, un coaching, un percorso per costruire delle idee progetto. Quindi abbiamo poi proseguito con queste 6 diverse realtà a una fase di colloqui e impostazione del progetto per poter supportare loro a creare l'idea progetto vera e propria, quindi l'attività concreta e realizzabile, e infine la realizzazione appunto di questa attività di cui anche Adama stava ricordando prima. Gli aspetti fondamentali da ricordare in questo percorso è il fatto che tutte queste idee progetto erano basate su delle idee molto concrete. Quindi stiamo parlando di idee di business fondamentalmente, di idee che comunque avevano come dire una necessità di comprare materiali piuttosto che di costruire effettivamente sul territorio di potenziare la costruzione anche di alcune attività. E questo secondo me era anche un valore aggiunto, perché appunto quando si parla di cooperazione si parla spesso di macro schemi e non magari di piccole attività, ma che possono essere molto incisivi sulla realtà di questi paesi. Quindi qual è secondo me, o secondo noi, o secondo la nostra esperienza, questo risvolto del business inclusivo, che giusto per ricordare, come dire, nel concetto generale è una pianificazione che si fa sia di prodotti e servizi tra aziende e tra altri attori di cooperazione internazionale, al fine ovviamente di rispondere ai bisogni di queste comunità
Ed è qui che fondamentalmente diciamo, avviene quel passaggio che secondo me è molto importante, cioè il contributo delle diaspore, o meglio il contributo delle comunità che abbiamo sul territorio toscano, che può benissimo essere, lo è già, un veicolo di collegamento secondo me, perché ha un impatto diretto, come si è visto anche dai pochi esempi del progetto Combo, ma comunque ha un impatto incisivo, diretto, concreto e molto realizzabile in tempi brevi. Perché parlo della diaspora? Perché fondamentalmente la Toscana è una delle regioni in Italia che ha la maggiore presenza di imprese straniere e effettivamente sono oltre 55.000 addirittura quest'anno, e oltre 75.000 sono le persone attive in varie società in Toscana, persone quindi nate all'estero. Quindi sostenere questa crescita è fondamentale e soprattutto aiuta appunto a trasferire le competenze che hanno queste comunità, che quindi l'hanno dimostrato economicamente a livello territoriale toscano, a trasferirlo in un meccanismo di diaspora. E qui non vado oltre perché, come ricordava anche il professor Tomei, è difficile capire come è strutturata la diaspora e come poterla immediatamente includere. Non mi soffermo molto poi sul secondo punto delle seconde generazioni di cui Viola ha già presentato, ma l'ultimo invece è molto importante, perché quello che è emerso dalle nostre ricerche degli ultimi 3 anni sulle imprese straniere in Toscana è che loro nel mondo, nella loro sfera economica, dell'attività economica, sono molto competenti, sono perfettamente integrati, hanno un valore aggiunto sull'economia locale. Quando però si esce un po' da questa sfera economica, si sentono, e lo sono effettivamente, molto isolate, cioè addirittura non contattano per l'80%, non hanno mai avuto contatti con istituzioni locali e non ne conoscono neanche, diciamo, i meccanismi di funzionamento. Quindi si sentono quasi in una sfera, diciamo, in una sfera chiusa nel loro mondo dell'attività economica. E questo è un peccato se poi si vuole, come dire, trasferire la loro competenza a livello poi di comunità e di diaspora. A questo proposito, credo di non avere troppo tempo per ricordare troppo i dati, se non sbaglio, Carla, quindi vado diretta. Grazie. Diciamo, grazie. Alla pandemia, non alla pre-pandemia, però c'è un fatto importante nella post-pandemia, diciamo, se post-pandemia si può chiamare, ma insomma io spero che si possa dire così, è che le imprese straniere nel primo semestre, quindi del 2021, hanno riconfermato una vitalità importante, perché stanno crescendo molto e molto di più anche rispetto a prima. E questo ci fa capire che la vitalità, o comunque la volontà e le competenze che possono avere a livello locale e territoriale, sono molto importanti. Queste competenze comunque ad oggi, questi sono alcuni dati, insomma, che non leggo, ma sono pubblicati da Unioncamere sulle presenze delle imprese straniere in Italia a giugno 2021. Ecco, queste competenze secondo me dobbiamo inserirle in tutti i modi in una, come dire, in una prospettiva futura di sviluppo e cosviluppo di cui se ne deve occupare fondamentalmente la regione. Cioè dobbiamo costruire un percorso con le imprese straniere in Toscana, le quali formalmente tengono questo basso profilo, diciamo non si inseriscono e non hanno nessuna competenza a livello di cosviluppo, ma anche a livello, come dire, di costruire attività aziendali nei paesi di origine, ma hanno un interesse alto. Infatti in una ricerca che facevo nel 2019 a questo punto, oltre l'80% di loro aveva interesse a creare qualche forma di collaborazione e cooperazione con i propri paesi di origine. Quindi fondamentalmente anche nell'interrogarli su quali sono i motivi per cui hanno aperto l'attività di business che hanno aperto in Italia,
una delle motivazioni è anche quella di valorizzare, diciamo, la propria provenienza e in qualche modo cercare un giorno di aiutare anche il proprio paese di origine. Ora qui non ho presentato i dati, ma insomma sono tutti punti molto importanti. Quindi è importante che noi capiamo come gli enti locali, nazionali, le associazioni, ma anche le seconde generazioni possono costruire questo dialogo diretto, assolutamente integrato, che sia capace di creare delle sinergie, delle azioni, dove il fatto di avere delle persone con background migratorio di questo tipo, delle competenze acquisite sul territorio toscano, possa essere veramente il valore aggiunto. E ovviamente l'aspetto fondamentale che ci ha ricordato anche Combo è che nonostante queste idee progetto fossero molto praticamente realizzabili, concrete, incisive sul territorio, non avevano però nessuna competenza di progettazione o di realizzazione, diciamo, di un progetto come lo intendiamo a livello di cooperazione. Quindi gli aspetti, come dire, di partenariato sono fondamentali. Se non si riesce a costruire un partenariato o comunque una sinergia d'insieme tra chi ha esperienza e lo ha veramente e chi non lo ha, in questo caso, ma ha altre competenze e risorse, non si riesce a fare questo passaggio. Sono molto d'accordo con Adama quando dice che dobbiamo, come dire, costruire un modello dove i migranti sono protagonisti nel cosviluppo. Non mi trovo molto d'accordo fino in fondo nel fatto che ci vogliono anche delle competenze effettivamente che ad oggi purtroppo alcune organizzazioni o livelli di migranti, come possono essere le imprese straniere, non ce le hanno, quindi hanno bisogno di aggiunte, come dire, di sostegno legate alla loro professionalità e del fatto che possano essere in grado di presentare delle idee e progetti, ma anche di implementarle. Ecco, sono stata velocissima, non respiro più. Grazie. Grazie, perché nonostante la velocità hai colto i punti, chiaramente non avevamo dubbi. Allora, io con la promessa che ci saranno molte altre occasioni di approfondimento e discussione intorno a questi temi, mi prendo la responsabilità, come dire, di non aprire il dibattito qua in questa sala virtuale, ma appunto sicura che creeremo e che ci saranno tante altre occasioni, e portandoci dietro, come dire, questa enorme trasferimento da parte di tutti voi di concetti, esperienze che andremo senz'altro ad approfondire. Do quindi la parola per le conclusioni all'assessora Serena Spinelli. Non farò nessuna conclusione, credo che gli importanti contributi portati da tutti i relatori, sia in termini di ricerca sia in termini di esperienza diretta, ci consegnano alcuni elementi di lavoro su cui dobbiamo aprire una nostra riflessione. Mi colpiva nell'ultima parte della presentazione la distanza tra cittadini che lavorano costantemente, producono, consentitemi una parola che può anche essere travisata, che è il termine ricchezza, ma nell'accezione positiva di quello che può significare produrre elementi di crescita in un territorio, che hanno difficoltà ad avere una connessione con i livelli istituzionali. E questo, devo dire, mi crea una riflessione che è l'unica che condivido con voi, perché se questo non avviene nel mondo di chi già ha un ruolo lavorativo, una capacità lavorativa, una capacità di aver retto anche alla pandemia in maniera, diciamo, brillante anche rispetto a quello che è il quadro socio-economico che anche in questa regione si sta determinando post pandemia, mi fa pensare laddove non riusciamo ad arrivare invece quando c'è un elemento di bisogno e di necessità di intervento sui temi del bisogno, e stanno molto in capo a come i nostri sistemi di presa in cura delle persone rischiano di essere non una porta d'accesso, ma una porta che non si trova. E questo è un elemento che
determina la qualità della vita anche delle nostre comunità, se dobbiamo davvero avere l'ambizione di essere comunità inclusive realmente. Quindi mi porto dietro da tutte le vostre straordinarie presentazioni che vi chiedo la disponibilità di mettere a disposizione di chi ci sta seguendo e poi saranno anche oggetto naturalmente di quello che vorremmo fare come progetto, come impegno e prospettiva per la nostra per il nostro progetto di cooperazione internazionale per i prossimi anni, perché credo che dovremo avere una doppia visione, ecco, lo lancio qui a tanti interlocutori oggi presenti, oltre ai relatori, una visione dentro la Toscana e della Toscana che si proietta fuori dalla Toscana, in quel meccanismo in cui quando si riesce a rispondere ai diritti all'interno delle nostre comunità, siamo anche più capaci di provare a dare contributi per rispondere ai diritti di chi continua a vivere nei propri territori e nei propri paesi di origine. Questa è un po' la riflessione molto veloce che io mi porto dietro, perché davvero tantissime sollecitazioni ci avete portato che diventano patrimonio del nostro lavoro e di questo vi ringrazio. E poi, ecco, non me ne voglia il dottor Tomei, ma tutte queste straordinarie donne io le ringrazio moltissimo, perché chiaramente sono di parte, lo so, non me ne vogliate, ma questo mondo al femminile io trovo che sia una meravigliosa contaminazione, ecco, consentitemi di dirlo in questa maniera, e quindi vi ringrazio doppiamente, ringrazio il professor Tomei di quanto ci ha potuto dire, indipendentemente che non siano partite le slide, ma la sua presentazione è stata estremamente puntuale. Vi rubo veramente un altro secondo perché ho la necessità di condividere con voi un ringraziamento e un saluto con un po' di commozione, consentitemi, a Mara Sori, che è la mia dirigente e che credo che sia l'ultimo convegno e seminario che seguirà con noi oggi. La voglio ringraziare pubblicamente davanti a tutti voi, insieme alle persone che con lei collaborano, naturalmente, che mi auguro abbiano la voglia di continuare a lavorare con me anche nei prossimi mesi, speriamo anni, e la voglio davvero ringraziare per la competenza e la pazienza che ha messo a disposizione di un assessore, di un'assessora che è arrivata da solo un anno in piena pandemia, che ha provato a mettere la propria attenzione su un tema per il quale non era preparata, era solo appassionata, che non corrisponde a competenza, però la passione e l'interesse non rispondono sempre alla competenza, e per la pazienza e la competenza che ci ha messo, e chiaramente anche per il fatto che abbiamo voluto fortemente continuare a lavorare su questi temi, nonostante che le emergenze legate alla pandemia continuamente ci portassero a doversene occupare, e penso naturalmente alla tragedia avvenuta all'interno delle strutture per anziani, alle tante situazioni di bisogno che sono esplose in questi mesi e che dovremo ancora affrontare, ma tenacemente abbiamo comunque provato a lavorare anche su questioni che sembrano così distanti da questa pandemia, in realtà io le trovo fortemente connesse, perché veramente il mondo è uno solo e dovrebbe appartenere a tutti, e gli steccati non mi piacciono, mi fanno veramente molta fatica, mi rendono il mondo così poco colorato, e siccome a me invece piace il colore e la capacità di avere curiosità e di conoscere, davvero voglio ringraziare Mara per il lavoro che ha svolto in questi anni in Regione Toscana e naturalmente personalmente per questo anno che mi ha dato a disposizione, insieme naturalmente a tutti gli altri, Flavia, Sandra e molti altri di cui rischio di dimenticare i nomi, e a cui chiedo naturalmente di continuare con pazienza a lavorare con me, e un grosso abbraccio a Mara e buona seconda vita, perché io penso che quando si smette di fare un lavoro così impegnativo si abbia moltissimi altri interessi, e quindi le auguro davvero di coltivarli tutti. Grazie davvero Assessore, grazie Serena, grazie a tutti, ho ascoltato davvero con piacere, penso che per quanto possibile continuerò a sentire da privato cittadino singolo tutti questi temi, perché sono stati un po' i temi della mia vita lavorativa, quindi
insieme a tutta un'altra parte di tecnicismi. Grazie davvero, per me è stato quest'ultimo anno un vero piacere, come tutti gli anni precedenti. Vi prego di credere che vi saluto con moltissima malinconia, perché si dice sempre che bello andare in pensione, quando ci si arriva a una malinconia mostruosa, però va bene, dai, lascio il posto a qualcuno, quindi si libera un posto nella pubblica amministrazione, arriverà qualcuno giovane, si spera, e quindi niente, grazie mille a tutti, davvero, grazie alla Flavia, grazie alla Sandra, grazie a Marco, naturalmente sono le persone che permettono tutto questo tutti i giorni, e io sono niente, il lavoro è fatto di squadre, altrimenti non è, e quindi, come dire, viva la squadra e viva la cooperazione, in bocca al lupo per tutto, a tutti, grazie. Grazie a tutti, allora un saluto anche a Mara da parte nostra e di tutto il sistema, diciamo così, della cooperazione toscano, ma ci sarà modo, spero, di salutarti anche. Sì, davvero, sì, ecco, forse l'unica cosa che mi dispiace è che saluto tutti in video, uffa, ora comincia a diventare pesante questa cosa, però vabbè, ci rincontreremo, la Toscana è piccola, via. Sì, sì. Allora, grazie ancora a tutti i relatori e le relatrici e alla Regione Toscana per queste opportunità. Ricordo il percorso su Open Toscana, per chi volesse, lì si trovano giusto tutti i documenti, insomma, dell'intero percorso, e a prestissimo con tutti voi. Grazie ancora. A presto. Grazie Mara, auguri. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Sono di presto. Oh Dio, ciao, a presto. Ciao, auguri. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Ciao, mi stacco. Ciao Carla, ciao, grazie.